Bene, buongiorno a tutti. Un ringraziamento ovviamente a tutti i presenti e a chi ci sta seguendo anche quelle dirette online. Oggi tratteremo di tematiche, come vedete, molto attuali, ma prima di iniziare i lavori do subito la parola per i saluti al dottor Fabrizio Spada, che è responsabile affari istituzionali del Parlamento europeo in Italia, che è collegato. Grazie, grazie Francesco, mi sentite? Buongiorno a tutti, io ringrazio i nostri illustri relatori, in particolare il sottosegretario Maria Cecilia Guerra e i nostri parlamentari europei Simona Bonafè e Salvatore De Meo, oltre a tutti gli altri naturalmente. Siamo molto lieti di aver organizzato e naturalmente vi porto anche i saluti di Carlo Corazza che oggi si trova a Catania per un altro impegno istituzionale. Siamo molto lieti di aver organizzato questo convegno. A dire la verità, quando l'avevamo pensato, la situazione, diciamo, era completamente diversa, perché per i noti fatti, quello che volevamo affrontare era soprattutto lo sviluppo del PNR come è stato concepito prima dell'invasione della Russia e danni dell'Ucraina. Chiaro, questo fatto è destinato a cambiare molte cose anche in materia di politica energetica dell'Unione Europea e di questo penso che discuteranno o approfondiranno anche i nostri illustri ospiti. Noi come Ufficio del Parlamento Europeo organizzeremo nei prossimi mesi numerosi eventi anche in collaborazione con la Commissione Europea perché ci sembra che il tema dell'energia, dell'autosufficienza del nostro continente e dello sviluppo delle energie alternative siano tematiche importantissime che assumono sempre più un rilievo strategico. Per cui io credo, voglio inoltre ringraziare i nostri media partner che trasmettono l'evento, che sono il Sole 24 Ore e ANSA Europa, oltre alla pagina Facebook di Economia Pulita. Credo che stamattina avremo l'occasione per approfondire in maniera interessante questa tematica del PNRR anche alla luce degli ultimi avvenimenti. Vi ringrazio molto per l'attenzione e auguro a tutti buon lavoro. Grazie. Iniziativa e l'iniziativa di una è quella di porre un tavolo di confronto, ma è evidente anche potete vedere dei partecipanti di oggi, sia tecnici e imprese che possano dare la propria testimonianza ognuno dei propri ruoli dell'attuazione del PNRR. Ovviamente oggi abbiamo un po' allargato la tematica, l'attualità ci ha imposto di modificare lievemente, quantomeno di aumentare le tematiche da trattare, però il tema rimane sempre quello appunto della questione del PNRR nel solco della. Oggi tratteremo alcune delle tematiche trattate del PNRR. Non tutte le PNRR riguardano la questione di, però è altrettanto vero che anche è stata proprio quella di cercare di approfondire tanti vari aspetti del PNRR, sempre con un occhio alla sostenibilità ambientale, perché vedrete infrastrutture, ovviamente trasporti, tutto ciò che riguarda la sostenibilità è sempre insita anche negli altri focus che vengono fatti. Quindi oggi cercheremo in una prima parte della mattinata di porre le istituzioni a confronto, perché se avete visto come abbiamo strutturato la mattinata, oggi una serie di interventi sia sul piano europeo sia sul piano nazionale, di
cui cercheremo un po' di entrare nel merito di queste tematiche con le pochissime relatori, per poi passare alla seconda parte informale, seconda parte non avremo una suddivisione netta della mattinata, in cui si confronteranno invece le imprese dei singoli settori, istituzioni dei singoli settori su questa tematica. Io direi per il momento di non aggiungere altro e darei subito la parola alla professoressa Maria Cilia Guerra, che è sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ovviamente ringrazio direttamente per essere sempre presente nelle nostre iniziative e per portare un contributo che è assolutamente fondamentale. Prego, professoressa. Grazie. Tanto grazie a voi per questo invito. Piacere partecipare a queste iniziative che considero veramente importanti, e vorrei dire che rispetto al momento in cui sono stata invitata per partecipare a questa iniziativa, ho pensato di cambiare radicalmente l'impostazione del mio intervento, nel senso che io potrei venire qua a raccontarvi come mi recita titolo l'attuazione del PNRR, e effettivamente disponiamo ormai di un monitoraggio costante e possiamo quindi snocciolare con riferimento al 31 dicembre 2021 e con riferimento alla prima parte del 2022 quali sono i progetti che sono stati attuati, lo stato di avanzamento dei lavori, e voi avrete sicuramente visto, ma in ogni caso ve lo ricordo, che sul sito Italia Domani sono state pubblicate due schede che ha presentato il Ministro dell'Economia nella sua audizione sul PNRR in Parlamento poche settimane fa, che effettivamente sono molto utili per chi segue la linea del PNRR, perché danno con dettaglio la tempistica in relazione ai diversi milestone e target di tutte le missioni e le diverse componenti. Però non credo che sia, sarebbe un po' noioso in generale, ma credo che in relazione alle cose che venivano ricordate negli interventi introduttivi, sia molto importante in questo momento interrogarsi su alcuni problemi che dobbiamo affrontare, perché effettivamente i problemi che sono sorti con la variazione dei prezzi delle materie prime e la variazione dei costi dell'energia, anche e soprattutto ultimamente in relazione alla guerra, l'invasione che ha fatto seguito all'invasione dell'Ucraina, il quadro è cambiato radicalmente, i problemi sono vari, le domande che dobbiamo porre ci sono molti, quindi io farei un intervento interlocutorio sottolineando alcuni aspetti, con la domanda di fondo che è come queste cose ricadono sul PNRR, dobbiamo buttarlo via, dobbiamo radicalmente trasformarlo, dobbiamo tornare indietro su scelte fondamentali che sono state fatte. Il primo problema, quindi faccio solo una panoramica, non mi sento ovviamente in pochissimo tempo e anche in relazione alle mie capacità di fare una disamina approfondita di tutto, però i punti sono molto molto importanti. Il primo punto è, di fronte a questa crisi energetica legata prevalentemente al conflitto, come dicevamo, russo-ucraino, bisogna tornare indietro, domanda numero uno, bisogna tornare indietro su scelte fondamentali che il PNRR ha fatto, non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo, rispetto appunto alla transizione ecologica, perché effettivamente ci troviamo di fronte a un forte aumento di una delle materie che noi utilizziamo di più, non abbiamo un grande mix energetico, quindi il gas è sicuramente molto molto importante, e che implicazioni questo forte aumento ha per il riposizionamento dei nostri investimenti, la nostra difficoltà nella transizione ecologica e così via, e anche rispetto al fatto che lo stesso ministro della transizione ecologica ha evocato come possibili, anche se non prossimi, non vicini, difficoltà di approvvigionamento che potrebbero richiedere in via assolutamente transitoria di fare per esempio ricorso anche all'autorizzazione di centrali termoelettriche a carbone che sono invece in via di dismissione. Allora, io credo che sia sbagliato pensare che questa situazione ci debba fare tornare indietro sulle scelte di fondo che sono state fatte con il PNRR. Sicuramente la prospettiva politica che il nostro governo ha impostato nelle parole del Presidente del Consiglio
muove su due dimensioni, nel breve e anche nel medio periodo. Innanzitutto una necessità di differenziare l'approvvigionamento di gas rispetto a... Avuto modo di seguire l'audizione fatta due giorni fa dal ministro Cingolani, le direzioni verso cui ci si sta muovendo sono di vario genere, sia per quanto riguarda lo scacchiere internazionale, quindi il fatto di fare riferimento ad approvvigionamento da paesi diversi rispetto alla Russia, sia la possibilità di differenziare attraverso procedure di importazione di gas liquido e quindi potenziare la rigassificazione. Alcune cose sono state già fatte con provvedimenti presi per potenziare la produzione di gas nazionale, e questo, diciamo, in estremissima sintesi è il quadro. Però un elemento fondamentale, e questo vorrei stressare con forza, che riguarda sia il breve che il medio periodo, è la sostituzione di fonti fossili con rinnovabili. E da questo punto di vista il PNRR non è in contrasto col problema che stiamo affrontando, anzi può essere un elemento assolutamente favorevole per quella, citando sempre Cingolani, fortissima accelerazione di misure a favore delle rinnovabili che noi dobbiamo prendere. Quindi queste misure sono presenti nel PNRR, il piano le contempla sotto diversi profili. Soltanto alcuni giorni fa è stato emanato un importante bando che dovrebbe sbloccare metodi gigante di impianti eolici, tanto per fare un esempio, la ricerca anche su fonti diverse da quelle che siamo abituati a pensare, come l'idrogeno verde, è finanziata da uno degli obiettivi del suo potenziamento, uno degli obiettivi proprio del primo trimestre del 2022, e quindi diciamo che è importante mettere in sinergia la discussione generale che dobbiamo fare su questa enorme difficoltà che affrontiamo, con le prospettive di sviluppo della nostra economia, senza la necessità assolutamente, io penso questo, di abbandonare il percorso che avevamo intrapreso, e anzi difendendoci dal fatto, dalle pressioni molto forti che spingono in quella direzione, sono visioni miopi. Cioè può darsi, ripeto, che in situazione di emergenza noi dobbiamo anche fare delle momentanee deviazioni rispetto agli obiettivi che ci eravamo dati, ma quello della sostituzione delle fonti fossili con le fonti rinnovabili è una prospettiva che resta fondamentale per il nostro paese, anche nella direzione di una maggiore indipendenza e autonomia rispetto alle fonti di approvvigionamento, che è proprio un problema che stiamo affrontando. E poi attorno a questo ci sono anche altri temi che dobbiamo prendere in considerazione, che riguardano sempre le fonti rinnovabili. Per esempio, un tema che adesso stiamo affrontando è quello di rivedere l'accoppiamento tra i prezzi dell'energia prodotta con fonti rinnovabili e quella con fonti fossili, che sta creando degli indubbi problemi, comincia a essere totalmente astorica, era stata pensata come un elemento di favore, adesso diventa come un elemento non solo che genera profitti impropri nel settore, ma anche come un elemento che non permette un aggiustamento di prezzi, che spingerebbe a un traino da domanda che pure è importante per le fonti rinnovabili. Semmai, e questo ragionamento che io butto lì, bisognerebbe capire se pur nell'affermazione che ribadisco che i capitoli del PNRR relativi alla transizione ecologica e alle infrastrutture per la mobilità sostenibile restano cruciali, potrebbe essere interessante capire se è possibile accelerare quelle parti che contribuiscono in modo più immediato ai due obiettivi che ricordavo prima, quindi la riduzione della dipendenza in particolare dalla Russia e la diversificazione delle fonti. Una attenzione alle reti di trasporto dell'energia, sia nazionale che europeo, la ricerca e l'innovazione in vettori energetici alternativi e così via. Il secondo punto che volevo richiamare, come ho detto faccio solo delle pennellate, è quello altrettanto rilevante del fatto che il costo dell'energia unito al costo delle materie prime ha degli effetti sui costi di produzione e quindi crea un'incertezza sulla pianificazione, la programmazione che abbiamo fatto per tutti i progetti del PNRR. Ora, il ministro Franco,
da solo nell'audizione che ho già citato, ha ricordato un punto importante. La normativa europea prevede una procedura di revisione dei contenuti del piano ove sopraggiungono fattori tali da rimettere in discussione gli obiettivi. Quindi noi non siamo senza paracadute, nel senso che la situazione che stiamo fronteggiando era talmente imprevedibile, era talmente violenta nella sua esplicazione che non è che possiamo dire non si tocca niente. Per il momento stiamo cercando di utilizzare strumenti, diciamo, ordinari. Poi, adesso io non ho né il potere né la conoscenza per dire quando e se, però diciamo che in caso gli strumenti sono previsti. Però vorrei ricordare che nella progettazione già del PNRR si è tenuto conto di un tasso di inflazione che era stato preso a riferimento, che era del 2%, quindi decisamente inadeguato rispetto a quello che sta succedendo adesso. Con il decreto che chiamiamo amichevolmente Sostegni Terre e che è stato approvato al Senato questa settimana e passa alla Camera, verrà approvato definitivamente prossima settimana, e si è fatto un intervento importante sul meccanismo di revisione dei prezzi per i nuovi appalti, perché è evidente che questo quello che c'era risultava inadeguato, e quindi meccanismi di compensazione rispetto all'aumento dei prezzi verranno messi in campo adesso per i nuovi appalti, quando si supera una soglia di aumento dei costi del 5%, non più del 10%, con un riconoscimento dell'aumento dei prezzi che può arrivare all'80%. Questo meccanismo della clausola di revisione dei prezzi deve essere prevista in tutti gli appalti, e c'è tutto un meccanismo che adesso non vi sto a spiegare per definire attraverso una metodologia messa a punto dall'Istat come si valuta la variazione dei prezzi dei singoli materiali di costruzione in aumento o in diminuzione, speriamo, proprio per valutare questa variazione che poi viene colta da un apposito decreto semestrale del MIMS. Ci sono fondi accantonati, c'è stato un rifinanziamento del fondo proprio per la prosecuzione delle opere pubbliche, e non solo nel sostenitore ma anche nel successivo decreto questo fondo è stato rincolpato, perché c'è consapevolezza di questo tema. E così come il MIMS ha dato indicazioni specifiche per gli appalti RFI e per gli appalti ANAS perché il tema venga preso. Quindi è un aspetto nuovo, che è nuovo nella sua virulenza, che ha accompagnato il processo di PNRR, per ora lo stiamo gestendo nei modi che ho detto. Poi anche qua appunto, è fondamentale capire che tutto il sistema va e viene costantemente, deve essere e viene costantemente monitorato. C'è un altro tema, che è quello della capacità del settore delle costruzioni di adattarsi al volume di lavoro, che sarà molto superiore rispetto a quello degli scorsi anni. Qui abbiamo un problema, francamente io mi permetto di dire che ero piuttosto critica sul potenziamento del super bonus del 110% proprio per questo problema, e cioè che noi arriviamo a fare una pressione enorme sullo stesso settore, sia dal punto di vista della domanda privata, sia dal punto di vista della domanda pubblica, in tutta la programmazione di infrastrutture e altro di cui abbiamo bisogno. Da questo punto di vista, un elemento fondamentale è cercare di spingere il settore a consolidarsi, perché stanno emergendo elementi di debolezza con la nascita di imprese molto piccole, ancora inesperte, e da questo punto di vista è fondamentale, ed è quello che si sta cercando di fare, dare a questo settore una prospettiva, cioè fare capire che sì, adesso c'è un boom, ma non è che passati questi 3-4 anni poi dovranno chiudere e andarsene tutti a casa, e quindi la programmazione pubblica va oltre il PNRR, c'è una programmazione pluriennale che ha una scadenza temporale più lunga, e questo dovrebbe appunto essere utilizzato per meglio indirizzare la crescita di questo settore. E questo è un altro punto fondamentale che vorrei fare e ricordare, e cioè che il PNRR avrà in tutti i settori che sono di nostro interesse, praticamente tutti, avrà successo nella misura in cui sarà sostenuto, accompagnato e seguito da politiche pubbliche complessivamente adeguate. I temi sono tantissimi, no? Cioè uno dei temi che viene posto, che io
pure sostengo con forza che ricordarci sempre che il PNRR è prevalentemente spesa di investimento, e comunque anche quando non è spesa di investimento è spesa a termine. E noi invece, se facciamo questi investimenti, dobbiamo tenere conto che questi investimenti dovranno poi essere successivamente coerentemente sostenuti da adeguate politiche di bilancio. Questo è vero per in modo palissiano, e già le politiche di bilancio hanno mostrato di avere questa consapevolezza per quelle infrastrutture che chiamiamo infrastrutture sociali, tipo gli asili nido o servizi per gli anziani, servizi sanitari. Cioè, è evidente che non ha senso costruire case per la salute o asili nido senza preoccuparsi poi di come verranno gestiti, ma è vero anche per tutte le infrastrutture ci saranno problemi di manutenzione, accompagnamento, eccetera. Quindi questo è un punto importante, ed è importante questo allargamento della visione, cioè sostenere con forza il PNRR nei suoi obiettivi, con politiche anche di accompagnamento. È fondamentale anche per tornare al tema che stiamo affrontando e che ho richiamato come primo punto, cioè il tema della sostenibilità, che, come voi mi insegnate, non è solo sostenibilità ambientale, è anche sostenibilità sociale, quindi è una sostenibilità ad ampissimo raggio, e il tema lo vediamo proprio con lo shock dei costi dell'energia, perché non possiamo ignorare i costi dell'energia e delle materie prime, compreso il settore alimentare. Non possiamo ignorare che questo aumento dei prezzi non colpisce la popolazione in modo uguale. Gli ultimi dati dell'Istat, l'ultimo lavoro dell'Istat sulla povertà, che anticipa il rapporto che uscirà poi, come al solito, fra qualche mese in maniera definitiva, ci dice proprio un elemento importantissimo da questo punto di vista, cioè ci fa vedere che, guardando al paniere delle famiglie, in termini reali, pur a fronte di un aumento complessivo dei consumi delle famiglie, noi assistiamo a una diminuzione del consumo delle famiglie nel primo quintile, cioè il 20% delle famiglie più povere, una forte divaricazione, quindi quindi anche diseguaglianza. E cosa vuol dire questo? Che anche in termini di politica, le scelte che anche il governo sta facendo, che sono quelle di mettere sul piatto nell'intervento complessivo che si sta costruendo, che conoscerà una ulteriore tappa nell'intervento che credo sarà preso nella giornata di oggi, era previsto, poi vediamo, e nei successivi che verranno, un'attenzione alla fascia debole, ad esempio attraverso il rafforzamento dei bonus energetici, bonus sociali, è fondamentale perché il peso che l'aumento dei prezzi energetici, l'aumento dei prezzi alimentari ha su quelle famiglie è spropositato, è drammatico rispetto a quello che famiglie in quintili più alti possono sopportare. E quindi questo ha un effetto anche macroeconomico, perché quanto più noi riusciamo a permettere alle persone che sono più in disagio di poter sostenere questo prezzo, tanto meno si creerà quel conflitto sociale, quella ricorsa salariale che può determinare inevitabilmente una spirale di prezzi che potrebbe compromettere maggiormente il quadro. L'ultimo punto che vorrei ricordare, e spero di non stare abusando troppo del vostro tempo, riguarda il tema degli enti territoriali, e qui ricordiamo alcuni numeri, e cioè il fatto che effettivamente gli enti territoriali svolgono un ruolo centrale nel PNRR quali soggetti attuatori, perché il 36% delle risorse complessive viene appunto veicolato nella sua attuazione attraverso il ruolo fondamentale di regioni, comuni, città metropolitane e altri enti locali. E questi comuni svolgono un ruolo molto importante sia proprio dal punto di vista della rivoluzione verde, della transizione ecologica. Pensiamo a piani come quello della gestione dei rifiuti, per fare un esempio, ma anche alla sostituzione delle flotte di bus, dei treni con bus e treni verdi, per fare altri esempi. Tutta la progettazione della rigenerazione urbana, che è sia ambientale che sociale, e su cui fra l'altro abbiamo messo risorse ulteriori rispetto a quelle con un provvedimento recente, rispetto ad altri 900 milioni rispetto a quelli già significativi previsti dal PNRR. Ecco, da questo punto di vista siamo tutti consapevoli che specialmente i comuni sono un elemento di debolezza nella procedura di attuazione del piano, perché
la frammentazione, la polverizzazione di questi enti nell'organizzazione del nostro apparato istituzionale, ma anche anni di deprivazione di risorse fondamentali, quindi la perdita di competenze in modo particolare, anche come capacità di progettare e capacità di partecipare ai bandi. Ecco, allora su questo vorrei ricordare che c'è stato un intervento molto importante preso dal Ministero a cui momentaneamente appartengo, e cioè il coinvolgimento di società partecipate, dal MEF, in particolare Cassa Depositi e Prestiti, per aumentare l'assistenza ai comuni, proprio in tutte queste fasi di progettazione, monitoraggio e realizzazione, attraverso strumenti che sono sia, diciamo, tipo call center, quindi la possibilità di avere un'expertise di riferimento, quindi fare continuamente a cui potersi continuamente appellare per avere suggerimenti, informazioni, e sia proprio con la costruzione di piccole task force mobili che possono intervenire in modo specifico sui singoli territori. Quindi mi fermo qua, perché le cose da dire sono tante, ma io ho già occupato il tempo a mia disposizione. Ho elencato degli elementi problematici, però il messaggio che voglio dare è duplice: uno, che siamo ben consapevoli e si stanno mettendo a punto strumenti ulteriori per continuare a monitorarli, che c'è una struttura complessiva che è in grado anche a livello europeo di rispondere a shock che fossero ancora più forti, e che non dobbiamo assolutamente assecondare opinioni che ci invitano a tornare indietro sul piano della rivoluzione e della transizione ecologica, che invece è assolutamente fondamentale per l'oggi e per il domani del nostro paese. Vi ringrazio, chiedo scusa perché io proprio praticamente immediatamente dovrò andarmene via, ma sono giorni che, capite bene, sapete, in cui non abbiamo molto spazio a disposizione. Grazie. Ringrazio la professoressa Bra per il suo intervento, che ci fa molto ben sperare per il futuro, soprattutto per l'impostazione di unire il PNRR a politiche pubbliche a regime, perché io, di formazione professionale mia, io sono un tributarista e sono abituato alle riforme estemporanee e quelle, diciamo, una tantum, no? L'esigenza c'è, si crea un istituto, si fa qualcosa che però dopo 2 giorni non serve più a nulla, o comunque che non segue le esigenze di lungo periodo. E quindi in effetti il rischio c'era col PNRR, fiume di denaro che arriva improvvisamente da utilizzare in maniera, nel brevissimo periodo, perché i tempi sono molto stretti per l'attuazione. Invece è veramente molto interessante il fatto che debba essere accompagnata a politiche green o non green, lasciamo perdere il tipo di, adesso oggi parliamo di sostenibilità, ma non solo, in una prospettiva di medio periodo. La ringrazio molto per la sua testimonianza e soprattutto per il vostro impegno. Grazie. Allora, a questo punto, intanto saluto, arrivederci professoressa, e a questo punto do la parola all'onorevole Simona Bonafè, eurodeputata, che è collegata online. Ovviamente la ringrazio per la partecipazione al nostro evento di oggi e le passo subito la parola. Sì, grazie, in verità sono io a ringraziare voi per questo invito, quindi grazie ad Economia Pulita e grazie all'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia. Ma io chiaramente porto in questa bella discussione di oggi il punto di vista del Parlamento Europeo insieme al collega De Meo. E siccome stiamo parlando di PNRR e sostenibilità, io credo che dobbiamo fare un passo indietro e ricordarci come mai è stato messo in campo il PNRR, peraltro insomma uno strumento che oggi consideriamo, diamo quasi forse un po' per scontato, ma che ci ricordiamo bene ormai qualche mesetto fa, forse anche qualche anno fa, qual era la situazione, come siamo arrivati invece a mettere in campo un piano di aiuti così importante, il più importante della storia europea. E l'obiettivo era quello di ricostruire l'economia europea dopo lo shock causato dalla pandemia, ma ricostruirla non, diciamo, tornando indietro, non col business as usual, che già aveva dimostrato in qualche modo di non reggere,
ma di ricostruirla più resiliente e soprattutto più sostenibile. Anche perché noi oggi non possiamo non pensare che ci possano essere altri shock pandemici come quello che abbiamo visto, ma anche nuovi scenari come quello che peraltro stiamo vivendo della guerra, che stanno mettendo a nudo le debolezze strutturali del nostro sistema. Non c'è dubbio che per renderlo più resiliente e più sostenibile, allora si è guardato anche molto a come aggredire il cambiamento climatico, che è un fenomeno di cui noi parliamo poco, troppo poco, fatemelo dire, e che però ha già effetti sulla nostra economia. È evidente che oggi, di fronte alla guerra che stiamo vivendo, non dico che tutto passa in secondo piano, ma è chiaro che la guerra è predominante, e poi ci entrerò. Però quando questo strumento è stato messo in campo, il tema era anche aggredire appunto il cambiamento climatico e gli effetti che può avere sull'economia, perché già oggi assistiamo a fenomeni di siccità che hanno impatti importanti sia sull'agricoltura ma anche sulla biodiversità, e non aggiungo poi quanto questo incida anche anche sulle nostre vite quotidiane. Ecco perché fra le condizionalità che il PNRR fin dal principio ha avuto, e su cui devo dire il Parlamento europeo ha fatto il suo lavoro, è stato il famoso 37% di risorse che devono essere destinate alla transizione ecologica, che l'Italia chiaramente ha recepito nella missione Rivoluzione Verde Transizione Ecologica, sulla quale mi pare di poter dire che ci siano più risorse in assoluto, perché se noi aggiungiamo alle risorse che già prevede il Recovery Fund, aggiungiamo quelle di React-EU, aggiungiamo quelle appunto dei fondi strutturali che sono comunque stati aumentati perché il nuovo bilancio ha previsto nuove risorse anche sui capitoli che riguardano la transizione ecologica, c'è poi anche il fondo complementare intergovernativo, vediamo che la mole di risorse è una mole di risorse importantissima. E come ha deciso di declinarla nel nostro paese? Beh, i progetti sono tutti quelli a cui faceva riferimento prima la sottosegretaria Guerra. È chiaro che sono progetti importanti, penso all'agricoltura sostenibile, ai progetti di economia circolare, a tutti quelli che vanno nella direzione delle energie rinnovabili, degli investimenti sul nuovo idrogeno, delle reti o delle infrastrutture per sostenere anche la sola mobilità elettrica, piuttosto che l'efficientamento energetico, la riqualificazione degli edifici. Mi par di poter dire che quelli sono i settori nei quali noi come in Italia abbiamo deciso di concentrare la nostra attenzione. Tra l'altro sottolineo che il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza italiano è stato approvato dalla Commissione ed è stato considerato dalla stessa Commissione come uno dei piani più ambiziosi e più efficaci per raggiungere l'obiettivo a cui facevo riferimento prima, l'obiettivo di rendere l'economia del nostro continente più resiliente, più sostenibile. È chiaro che la domanda non sfugge nemmeno a me, oggi è con questa guerra in corso, è cambiato lo scenario, è cambiato l'obiettivo? Io penso proprio di no, è chiaro che è cambiato lo scenario, è evidente, ma io penso che non sia cambiato l'obiettivo, e penso, come è stato detto precedentemente, che sia assolutamente sbagliato pensare di tornare indietro. Anzi, io credo che oggi, di fronte a questa situazione, procedere, accelerare verso la transizione ecologica sia quanto mai urgente. E perché? Perché è chiaro che questa situazione ha messo ancora più a nudo quella che è la mancanza di autonomia strategica europea nei settori chiave. Dico europea, ma è evidente che poi penso al nostro paese, ed è chiaro che il nostro paese è uno di quelli che più risentirà degli effetti di questa crisi in Ucraina, anche solo sul fronte dell'approvvigionamento energetico, perché noi sappiamo tutti che dipendiamo più del 40% dall'importazione di gas russo, e non è un problema che si sta palesando in questo momento, ma è un problema che si paleserà nei prossimi mesi, a cui dobbiamo far fronte. Però quando penso all'autonomia strategica, penso all'energia, ma penso anche all'autonomia strategica in termini di materie prime. E qui, guardate, l'Europa si era già posizionata, perché il pacchetto sull'economia circolare, che è stato presentato nel 2014 e votato e approvato nel 2018,
era un pacchetto che già andava nella direzione non solo di mettere in campo una politica ambientale dei rifiuti, ma di provare attraverso il recupero di materie prime, di provare a mettere in campo invece una politica industriale sostenibile e soprattutto di provare a impostare in termini diversi la competitività del nostro paese proprio per sopperire alla carenza di materie prime. Da questo punto di vista aggiungo che noi siamo andati anche oltre come Europa, come Parlamento europeo. In particolare voglio fare solo un cenno, ma è stato appena approvato dal Parlamento europeo, cioè la posizione del Parlamento europeo sul nuovo regolamento sulle batterie, che insomma capite bene anche quanto sia fondamentale per la transizione energetica. Se è vero che le batterie servono per accumulare energia da fonti rinnovabili, se è vero anche che le batterie sono, diciamo, essenziali per la mobilità elettrica. Quindi è chiaro che anche sul fronte sul fronte delle materie prime noi dobbiamo creare le condizioni di avere una maggiore autonomia strategica, e indubbiamente il tema a cui pensiamo tutti in questo particolare frangente storico che stiamo vivendo è quello dell'energia. E qui anch'io penso che sia assolutamente corretto partire dalla diversificazione delle fonti e soprattutto anche qui spingere maggiormente sull'autonomia strategica dell'Unione Europea. Peraltro rispetto al PNRR, o meglio rispetto agli obiettivi che nel PNRR ci siamo posti e che anche l'Europa si era posta fin dall'inizio, oggi c'è una comunicazione in più della Commissione, che è questo Repower EU, che ha messo in campo, per ora una comunicazione, ma che ha messo in campo tutta una serie di azioni per arrivare nel 2027 a dipendere almeno 2/3 in meno dal gas che ci proviene dalla Russia in particolar modo. E qui guardate, vorrei sottolineare, perché per la prima volta in questo documento l'Europa apre a quello che l'Italia sta chiedendo ormai da tempo, e cioè lo stoccaggio e l'acquisto comune del gas, perché se è vero che nel medio-lungo periodo noi dobbiamo puntare maggiormente sulle energie rinnovabili, e noi in Italia abbiamo tutte le condizioni per poterlo fare, dovremmo rivedere alcune regole che riguardano il permitting, ma diciamo che in termini di fonti di energia non ci manca assolutamente niente. È evidente però che nel breve periodo noi ancora abbiamo un'economia impostata sulle fonti fossili, in particolar modo sul gas, per cui l'idea che l'Unione Europea finalmente apra ad acquisti a stoccaggio comune, capite bene che è importantissimo, anche perché un conto è la massa critica che può mettere in campo un paese anche come il nostro, che pure è un paese importante, e un conto invece è, nel caso di acquisto comune di gas da altri fornitori, è insomma la capacità contrattuale che può mettere in campo l'Unione Europea. Tra l'altro, per andare nella direzione di una maggiore autonomia nella produzione e nell'approvvigionamento di energia, ecco, io credo che l'Europa debba fare un passo in più, se è vero che alcuni stati stanno chiedendo di mettere in campo uno strumento come quello di Next Generation, anche per una politica energetica comune. Io credo che su questo il Parlamento farà assolutamente la propria parte, farà assolutamente sentire la propria voce. Chiudo anch'io sui problemi che possono esserci nell'attuazione del PNRR nel nostro paese. Non voglio entrare nel merito, perché credo che la professoressa Guerra, comunque la sottosegretaria Guerra, prima l'abbia fatto in maniera molto esaustiva e molto puntuale. C'è un tema però che voglio aggiungere rispetto a quanto diceva lei, e cioè non ci scordiamo la tempistica. Purtroppo i tempi non sono una variabile indipendente. Noi sappiamo che i progetti, le risorse del PNRR devono essere impegnate per i progetti entro il 2023 e devono essere spesi entro il 2026. È chiaro che sono tempi molto stringenti in generale, ma sono ancora più stringenti per un sistema come il nostro, che sappiamo avere tutta una serie di lacci e lacciuoli, e che chiaramente oggi, nella situazione che stiamo vivendo, e cioè col caro energia, col caro materie prime, e quindi con i problemi di sostenibilità di opere che magari sono già state assegnate, possono in qualche modo sballare la realizzazione, sballare la, insomma, il raggiungimento dei progetti nei tempi che l'Unione Europea si è posta. Ecco, da questo punto di vista io penso che un altro lavoro che dovremmo fare come Parlamento, e che in parte stiamo già facendo, è quello di cercare
di vista appunto anche la situazione che stiamo vivendo, di cercare di avere un'elasticità maggiore sulla tempistica che oggi invece è inserita all'interno di tutto lo strumento Next Generation EU. Però è chiaro, e qui concludo, che a mio parere, anzi probabilmente oggi ancora di più, noi dobbiamo premere l'acceleratore su quella che è la transizione ecologica, perché è l'unica che può creare quelle condizioni per avere un'economia resiliente, aggiungo autonoma, e lo stiamo insomma vedendo quanto, se già avessimo fatto alcuni investimenti in energie sostenibili, probabilmente oggi dipenderemmo meno dalle importazioni e saremmo meno vulnerabili. Per cui ecco, io credo che davvero abbiamo una grande opportunità e che dobbiamo coglierla fino in fondo. Io non sento nulla, immagino che sia io che debba intervenire, quindi spero che mi diate... Sì, hanno il microfono bloccato dalla regia, vedo. Ah, quindi mi dicono, chiediamo scusa, ma noi da Zoom non riusciamo più a vedere la regia, quindi mi dicono che tocca a me intervenire, quindi rivolgo un saluto ai presenti, a tutti coloro che sono collegati e mi unisco ai ringraziamenti che sono stati fatti, perché ci date la possibilità di poter esprimere quello che è il nostro posizionamento e quello che è ormai anche uno scenario in progress, in evoluzione, che evidentemente mai ci saremmo aspettati di dover così immaginare una riflessione e anche una rivisitazione, se vogliamo, di alcuni temi in ragione di un contesto completamente ingiustificato e ingiustificabile. Sono state dette tante cose e cerco di focalizzare l'attenzione su altri elementi, dando anche qualche elemento un po' diverso rispetto a chi mi ha preceduto, ma non fosse altro proprio per allargare di più la discussione e non ripeterci su alcuni temi che credo siano ampiamente condivisibili. È stato detto come il PNRR, che poi è la declinazione nazionale del Next Generation, sia stata la migliore risposta che l'Europa abbia potuto dare in tempi concreti, rapidi, dimostrando una reazione che mai aveva avuto modo di esprimere in passato e magari facendo rilevare quella che è una grande potenzialità che purtroppo, diciamocelo, fino a 2 anni fa molti avevano ancora tanta diffidenza, e io credo che il Covid prima e oggi la guerra stiano invece mostrando la vera forza di un'Europa che soltanto mettendo insieme le proprie forze, le migliori energie, può affrontare sfide importanti come lo sono state quella della pandemia ancora in corso, ma soprattutto quelle ancora più impegnative che speriamo veramente di poter affrontare, come quella di tutta la parte geopolitica e di una esigenza che è venuta fuori in questo momento particolare, che secondo me incide anche sull'attuazione del PNRR, che è una spesa necessaria per il rafforzamento della nostra difesa, oltre a quello che è un tema inevitabile che era già presente tra le criticità dell'Europa, che è tutto il tema dell'integrazione e delle politiche migratorie, anch'esse elemento da non sottovalutare per come potrebbe impattare su tutte le politiche di bilancio, sulle politiche che hanno come obiettivo ovviamente il grande Next Generation EU.
L'impatto della guerra sicuramente ci impone di fare una riflessione. Anche io sono d'accordo che tutto questo non debba significare in alcun modo un tornare indietro. La sottosegretaria ha utilizzato un termine che a me piace, una momentanea deviazione, così come qualcuno evidentemente si sofferma anche nella ipotesi di immaginare delle rivalutazioni che non devono assolutamente significare un ritorno al passato. Dobbiamo invece guardare con ancora più determinazione ad un futuro che è possibile raggiungere con queste linee guida che sono state messe in campo e che devono trovare poi una loro concretezza. Perché diciamocelo pure, il PNRR italiano, che ha visto anche un po' una fase di gestazione non delle migliori nel precedente governo, poi fortunatamente abbiamo avuto la possibilità di poterlo così subito armonizzare con le linee guida europee, è un piano che ci ha visto forse così all'improvviso essere destinatari di una quantità enorme di risorse finanziarie, in ragione del fatto che avevamo e ancora abbiamo una serie di difficoltà diverse rispetto ad altri stati membri. E questa quantità enorme l'abbiamo canalizzata sicuramente su delle aree tematiche che ci sono state indicate dall'Europa, ma le abbiamo anche riempite di contenuti, probabilmente di contenuti che avevamo un po' già preparati. Non siamo arrivati pronti, dobbiamo dire, all'appuntamento con la migliore forza e con la migliore energia. Questo è un po' il rischio che è stato detto anche dalla sottosegretaria, quando poi immaginiamo che gran parte di queste risorse devono essere messe a terra dagli enti territoriali, in modo particolare da soggetti come gli enti locali, che portano con sé una serie di criticità in termini di competenze, in termini di così visioni che vanno un po' riviste, perché se vogliamo raggiungere questi famosi obiettivi della sostenibilità dobbiamo anche renderci conto che c'è un processo culturale di competenze che va colmato, e tant'è vero che nel PNRR gran parte delle risorse sono anche destinate proprio a far sì che questo gap formativo e competenze possa essere colmato. Il PNRR ha una grande ambizione, soprattutto nella declinazione nazionale, di vedere l'eliminazione di una serie di varie, di differenze dal punto di vista ambientale, infrastrutturale, sociale, digitale. Noi abbiamo davanti oggi un appuntamento che è quello di dare il nostro contributo in termini di raggiungimento della neutralità climatica. Su questo mi permetto di fare una riflessione, perché secondo me questo impatto devastante del conflitto bellico ci deve imporre una riflessione in termini quantomeno di rimodulazione della tempistica, perché la sottosegretaria ha declinato la sostenibilità in termini ambientali e sociali. Io vorrei aggiungere che è sostenibile anche ovviamente da un punto di vista economico. Noi non possiamo dimenticare che se vogliamo raggiungere gli obiettivi e se vogliamo contribuire a questo grandissimo e necessario obiettivo della neutralità climatica, non possiamo assolutamente permetterci di indebolire la nostra economia. In questo vorrei collegarmi alle riflessioni fatte, che condivido sia della sottosegretaria che della collega Bonafè, per quanto riguarda ovviamente la necessità che queste risorse vengano spese secondo un così schema che ci viene imposto e che ci vede ovviamente portare a termine il nostro programma entro il 2026. All'interrogativo più grande è che cosa accadrà dopo il 2026, perché noi dobbiamo mettere in campo ovviamente delle politiche di continuità, e non dimentichiamoci che l'Italia, come altri stati, sono stati chiamati anche a avviare un processo di riforme strutturali che non hanno nulla a che fare con tutta la parte finanziaria, che se non verrà rispettato evidentemente noi rischiamo di utilizzare male queste risorse, o addirittura di non poterle utilizzare, perché sono ovviamente i famosi indicatori che dobbiamo garantire per poter proseguire nella realizzazione di questo programma finanziario. Io credo che
che la guerra ci imponga di analizzare, oggi abbiamo anche degli elementi per dire che le sfide ambiziose non potranno mai essere realizzate completamente soltanto con le risorse del PNRR, che per quanto importanti, che per quanto unite anche a tutte le altre risorse di carattere ordinario, voglio definirle tali, e ricordiamoci che rimaniamo purtroppo ancora tra quelli che non le hanno utilizzate adeguatamente e nel loro pieno nel passato, noi dobbiamo riconoscere che questi obiettivi di sostenibilità che ci siamo dati come Europa non potranno che essere raggiunti con politiche di bilancio nazionali. Allora su questo evidentemente che rischiamo che ci ritroveremo di fronte a delle velocità diverse, non possiamo immaginare che il nostro debito pubblico da qui a 2-3 anni potrà avere una forte riduzione, tanto da poterci mettere in una condizione di competitività ad altri stati. Ed è per questo che per esempio noi del Partito Popolare, almeno nel mio gruppo, ritiene che noi dobbiamo iniziare a pensare non solo ad una ulteriore sospensione del patto di stabilità, su cui credo che ormai tutti si sia d'accordo e mi auguro che si voglia immaginare, altrimenti non avrebbe più senso di parlare di Europa, una rivisitazione delle regole strutturali, perché se noi non manifestiamo una solidarietà anche in questi termini, non solo sociale ma anche economica, il progetto europeo rischia di naufragare sotto una serie di colpi che in questo momento stiamo sopportando, ma se proseguiamo con regole vecchie, uso questo termine, che purtroppo abbiamo avuto consapevolezza che non hanno portato a quel risultato sperato, la famosa austerità, il famoso rigore che purtroppo ancora oggi caratterizza anche il dibattito parlamentare, e questo è uno dei vulnus del nostro progetto europeo, perché dobbiamo così allineare alcune posizioni, perché è stato detto che PNRR è una grande sfida italiana, ma guardate che è una grande sfida dell'Europa, perché se l'Italia non dovesse riuscire in questo suo programma, io credo che l'Europa avrà un ulteriore contraccolpo che non so se riuscirà poi veramente a superare. Allora, all'interno di questo scenario, noi immaginiamo che si debba pensare non solo alla sospensione e alla rivisitazione del patto di stabilità, ma anche a creare un meccanismo simile a Next Generation EU per sostenere una prosecuzione di questi programmi ambiziosi, che non potrà fare l'Italia, che non si potrà sempre immaginare che la banca centrale continui ad acquistare titoli per nostro conto. Dobbiamo inevitabilmente aprire una discussione su quello che è il meccanismo, la novità che è stata alla base del Next Generation per quanto riguarda il debito comune. Questo è forse lo sforzo più grande che bisogna mettere in campo a livello parlamentare, a livello europeo, perché le sfide di alcuni non rimangono soltanto in capo ad essi, così come è tutto il problema delle politiche migratorie che in questo momento sta interessando una parte dell'Europa, ma non dimentichiamoci che è rimasto sempre aperto ed è un altro degli elementi critici su tutta un'altra parte, quella del Mediterraneo. Quindi questo è un po' il tema che secondo me nel PNRR, al di là dei progetti che sono stati così fatti cenno, ma dobbiamo considerare che ci potranno essere delle variabili che metteranno a dura prova la realizzazione del piano nazionale di resilienza. È stato fatto riferimento a quello che è ormai un dibattito che ci vede così tutti uniti nella necessità di dover raggiungere un'autonomia energetica. Si è parlato della diversificazione delle fonti. In questo dibattito, lo dico io perché evidentemente qualcuno non lo ha voluto nemmeno nominare, ma noi non possiamo escludere che nella diversificazione delle fonti si debba anche ragionare su altre fonti come quella del nucleare a determinate condizioni, ma senza assolutamente distogliere l'attenzione sulla priorità assoluta che sono le rinnovabili. Ma in maniera pratica dobbiamo anche riconoscere che noi non potremo mai raggiungere la neutralità climatica pensando solo di fare affidamento alle rinnovabili, perché ci sono delle difficoltà, e in Italia le difficoltà si accentuano anche per un problema di autorizzazioni, di vincolistica e di mancata semplificazione che nel corso degli anni ci ha fatto vedere come gli impianti, le infrastrutture, le autorizzazioni sono subordinate a mille variabili e che dissuadono qualsiasi tipo di investimento.
Allora, nel termine dell'autonomia energetica, noi dobbiamo non escludere nessun tipo di ragionamento, e la cosa che mi auguro è che questo dibattito non venga un po' così contaminato da un pregiudizio ideologico. Io spesso mi trovo in alcuni dibattiti soltanto per il fatto di voler così aprire una riflessione, sembra che uno prenda una posizione di parte contro o a favore dell'ambiente, quando in realtà questo ragionamento è bello che è superato, tutti siamo a favore di un ambiente migliore e dobbiamo capire in che modo poterlo raggiungere. L'Europa, ricordiamoci, essere non l'ultima della classe, abbiamo sicuramente dei punti a nostro favore, abbiamo sicuramente tanto altro da fare, ma nemmeno possiamo darci una serie infinita di regole. Siamo l'unico continente che i famosi principi li ha inseriti in un provvedimento normativo, e che credo dia ancora di più la forza e l'intenzione, la determinazione. Bene ha fatto ad assumere questa posizione diventando leader e stimolando gli altri continenti, gli altri player a livello mondiale a seguirci. Se non ci fosse stato questo balzo in avanti dell'Europa, probabilmente avremmo continuato a giocare su tante enunciazioni. Pensate che COP26, siamo arrivati alla 26ª edizione e ancora c'è qualcuno che, nonostante sia responsabile di quello che è il vero cambiamento climatico, ragiona di adeguare e di riconvertire le proprie economie a partire dal 2050, se non dal 2060 o 70. Noi abbiamo una grande responsabilità, lo possiamo fare con questo percorso di grande coesione, perché l'Europa deve in questo momento più che in altri rilanciare, ecco perché condivido perfettamente l'auspicio di tutti a non fermarsi, a non così impaurirsi rispetto ad una fase delicatissima, ma quantomeno bisogna avere la correttezza morale di aprire delle riflessioni, aprire le discussioni. La settimana prossima in Parlamento discuteremo su un tema che è quello della sicurezza alimentare, dove evidentemente il PNRR va ad assegnare molte risorse, ma noi non escludiamo che alcuni obiettivi, uno tra tutti quello della Farm to Fork, che è una strategia innovativa che ci vede tutti impegnati a immaginare anche un sistema produttivo agroalimentare più sostenibile di adesso, ma sappiamo benissimo che ci possono essere delle ulteriori compressioni della nostra capacità produttiva, e questo noi in questo momento non ci possiamo permettere fin quando non mettiamo in campo delle soluzioni alternative. Ecco che allora abbiamo un percorso nel quale bisogna aprire il più possibile il confronto, lo stiamo facendo, bisogna riconoscere che in Europa si sta sempre più maturando questa sensibilità, almeno questo è quello che io percepisco su gran parte di alcuni stati. Abbiamo delle criticità che erano già insite nel progetto europeo e che si stanno ancora esprimendo, questa doppia sensibilità su una parte nord dell'Europa rispetto alla parte sud, ma questo è un lavoro che ci deve vedere tutti impegnati, proprio perché soltanto rimanendo uniti possiamo sicuramente affrontare ogni tipologia di sfide. Allora concludo con questo auspicio, che il nostro PNRR possa essere sì realizzato con tutte le declinazioni e con tutte quelle progettazioni, e soprattutto con quella facilitazione che dobbiamo mettere in campo con le riforme auspicate. Si parlava degli enti territoriali, ma le imprese vanno sostenute, perché noi dobbiamo accompagnarle in questa grande sfida di una transizione verde, e credo che ogni azienda non abbia che piacere di dare il proprio contributo, e ce ne sono tante che hanno già fatto passi da giganti. Ecco perché non possiamo sempre narrare il nostro sistema produttivo come un sistema negativo. Noi abbiamo un sistema produttivo che in alcuni settori ha fatto veramente già in maniera autonoma e volontaria dei passi importanti verso la transizione verde, la transizione ambientale. Dobbiamo ulteriormente aiutarli ad andare oltre, soprattutto perché le nostre energie vadano a fare rete, a fare sistema, per dare il nostro contributo affinché si raggiunga un'autonomia energetica, un'autonomia alimentare. E mi va di riprendere anche la considerazione che faceva la collega Bonafè: non dimentichiamoci che la pandemia ci impone di guardare sempre anche ad una Unione Europea sanitaria. Non possiamo più immaginare che di fronte ad eventuali ulteriori shock pandemici
ci sia questa risposta frammentata o a singhiozzo dell'uno o dell'altro con diverse sensibilità. E allora l'esperienza che abbiamo avuto con lo stoccaggio e l'acquisto dei vaccini, dobbiamo rimetterla e migliorarla, perché anche quella non è che è stata dei migliori, soprattutto nella fase iniziale, in termini di energia, in termini di materie prime. Abbiamo probabilmente imboccato la strada giusta, non dobbiamo fare passi indietro, dobbiamo aprire a qualsiasi tipo di considerazione. Dopo pandemia pensavamo che il mondo fosse cambiato, oggi abbiamo un conflitto che mai avremmo immaginato, quindi sicuramente le cose non sono più come prima e non possiamo nasconderci dietro degli schemi o delle metodologie che vanno superate, bisogna aprirsi anche a valutare ulteriori elementi che possono essere migliorativi, senza alcun tipo di pregiudizio ideologico, che sono quelli che molto spesso hanno contaminato il dibattito e hanno creato delle tifoserie che in questo momento non c'è bisogno di generarle, ma dobbiamo essere un corpo unico per rispondere in maniera compatta alle sfide presenti e soprattutto a quelle future. Grazie, ringrazio sentitamente l'onorevole De Meo e ovviamente anche l'onorevole Bonafè per i loro interventi che hanno arricchito moltissimo questa mattinata, e ovviamente li ringrazio anche per l'impegno che stanno attuando per tutti noi a livello di Europarlamento. Bene, a questo punto do la parola al professor Aldo Ravazzi Duvan dell'Università Luis Guido Carli, che è un notissimo esperto di problematiche ambientali, oltre che essere un nostro punto di riferimento in tutte le nostre iniziative sin da quella dell'anno scorso. Ringrazio ovviamente anche lui per la partecipazione e gli cedo subito la parola. Grazie. Grazie al professor Montanari di aver portato a Roma questa iniziativa di economia pulita, che mi sembra un'iniziativa degna di qualità e di apprezzamento. Un'iniziativa che nasce a Bologna ma con respiro immediatamente italiano, nazionale, europeo e oltre, direi, anche per gli interventi che abbiamo avuto nella prima edizione a Bologna a settembre scorso e che già si preparano per il prossimo aprile, la prossima nostra incontro di Bologna. Io intervengo in una sede in cui mettiamo insieme politici, responsabili politici, tecnici, fra i quali io provo a essere, e imprese, in un dialogo che ci aiuti tutti a crescere. E quindi liberamente, con la vostra pazienza e comprensione, esporrò alcuni punti di riflessione che possono essere critici, ovviamente non condivisi, a titolo personale. A me capita, non posso nasconderlo, di collaborare da più di 20 anni con il Ministero dell'Ambiente, oggi è diventato Transizione Ecologica, ma mi esprimo a titolo personale. La prima cosa che mi viene in mente quando ragioniamo su questi temi è il ricordo di un prestigioso e capace ministro dell'economia che interveniva alla presentazione di un rapporto ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, parlerà dopo di me anche il dottor Di Marco, e iniziò il suo intervento parlando delle quattro sostenibilità. Nel gergo delle Nazioni Unite, che abbiamo fatto molta fatica ad adottare e a condividere, le quattro sostenibilità sono ambiente, sociale, ambientale, e negli ultimi anni la governance, perché senza istituzioni efficienti ovviamente non riusciamo a raggiungere gli altri obiettivi. Il ministro intervenne parlando delle quattro sostenibilità: economica, ovviamente, finanziaria, contabile e di bilancio, che sono tutte sostenibilità importanti, ma che riportano quell'approccio tradizionale della comunità economico-finanziaria concentrata sull'elemento economico. Ho sentito, insieme a moltissime riflessioni molto importanti e utili, ricordarci che lo sviluppo sostenibile non è solo ambiente, è uno anche dei refrain del ministro Giovannini, professore di sviluppo sostenibile, al quale do una mano alla lui se lo sostituisco in questo periodo, visto che ha impegni più importanti, diciamo così. Sì, certo, lo sviluppo sostenibile non è solo ambiente, ma il punto di partenza è che lo sviluppo non è solo economico, e se non consideriamo gli aspetti sociali, trascurati, e gli aspetti ambientali per lungo tempo trascurati, abbiamo dei problemi, e questo viene fuori da 50 anni di storia e sviluppo recente. Non a caso siamo a Roma, dove nacque il Club di Roma, per iniziativa di Aurelio Peccei e di Alexander King dell'Ocse, Aurelio Peccei della Fiat e King dell'Ocse,
e credo che le intuizioni di 50 anni fa siano ancora buone. Magari qualche coefficiente beta o alfa di modelli era non particolarmente preciso, forse addirittura sbagliato, ma l'intuizione che abbiamo un pianeta solo, che abbiamo risorse limitate, che ci conviene introdurre elementi di decoupling nell'uso delle risorse rispetto allo sviluppo del PIL, sono cose che credo ormai ci abbiano convinti quasi tutti. Il PNRR, una occasione storica, non sono ovviamente il primo a dirlo, l'hanno detto persone più importanti, grande sforzo si è richiesto alla pubblica amministrazione, sta cercando di svilupparlo, credo che ci siano dei buoni segnali. Dopo 15-20 anni di blocco sostanziale delle assunzioni nella pubblica amministrazione, sono state citate le difficoltà di attuazione, di essere pronti per questo grande piano di investimenti, si sono mosse delle cose, c'è stato un concorso, una selezione di 500 esperti, di cui 50 per esempio dal Ministero della Transizione Ecologica che sono arrivati e hanno cominciato a lavorare, lo stesso Ministro della Transizione Ecologica ha istituito un'unità di missione, diciamo un dipartimento, di cui sono in corso di nomina il direttore generale, i dirigenti in questi giorni che dovrebbero aiutare il Ministero ad andare speditamente sull'attuazione. Il PNRR ha un ruolo trainante, ha un problema forse di coordinamento con altri piani e strategie, perché noi siamo come Paese credo molto bravi a fare strategie e piani, magari un po' meno nell'attuazione, però è importante tenere conto degli altri quadri di riferimento. Io non posso non pensare alla strategia nazionale di sviluppo sostenibile, ne abbiamo fatte tre, una nel 93, una nel 2002, una nel 2017. La mia interpretazione, il mio suggerimento è che quello dovrebbe essere il nostro quadro principale di riferimento e tutti gli altri piani, strategie settoriali, finanziari, economici, dovrebbero ispirarsi dalla strategia nazionale di sviluppo sostenibile, che è ispirata direttamente dall'agenda 2030, abbiamo concordato con gli altri paesi all'ONU. Quindi questo problema di coordinamento attraverso i vari piani nazionali integrati, economia e clima, il piano di adattamento ai cambiamenti climatici, la strategia energetica nazionale, i piani trasporti e logistica, i piani e strategie sull'economia circolare, sulla bioeconomia, il piano per la transizione ecologica che è venuto fuori nel periodo recente a seguito dell'istituzione del Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica. E ci sono anche rapporti chiave che sono venuti fuori, per esempio dal MIMS, il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, il rapporto Carraro sul finanziamento delle infrastrutture di impatto sul clima che possono avere e il rapporto Pamolli sul finanziamento sostenibile delle infrastrutture stesse. La questione della condizionalità ambientale del PNRR credo sia importante, affermata, non sarà facile metterla in pratica. Il famoso principio do no significant harm che abbiamo sviluppato nell'ambito della strategia europea per la finanza sostenibile, della tassonomia e degli altri argomenti collegati, do no significant harm, che noi forse chiamavamo già da prima primum non nocere, il giuramento, no, di Ippocrate. L'Europa ci aiuta, l'Europa rimane un riferimento, molti sono critici ancora sull'Europa, a me sembra che stia svolgendo un ruolo estremamente positivo, Next Generation EU, i vari Green Deal, tutte le politiche, non torniamo indietro, ci dicevano i politici negli interventi precedenti, mi sembra una posizione saggia. Toccherei un tema controverso, il Fit for 55 proposto dalla Commissione europea, ha in particolare sollevato molte polemiche su alcune ipotesi, alcune proposte, quella dell'uscita delle automobili con carburanti fossili, gas, diesel e benzina, al 2035. Francamente io la prima volta che l'ho sentito l'ho trovata una misura di saggezza, non era una cosa domani mattina, non era una cosa fra 2, 4, 6 anni, era una cosa fra 15 anni, che con saggezza consente alle imprese automobilistiche e al settore di investire e affrontare una transizione con tempi ragionevoli. E si sono sollevate molte obiezioni dicendo no, è troppo presto, e questa è una questione mi sembra importante e centrale sulla quale ragionare, quella della tempistica ovviamente dell'attuazione delle misure. Io ho circa 13 punti sui quali vado velocemente. Il mio quinto punto è che abbiamo ovviamente problemi di attuazione di capacità di spesa, li abbiamo in generale sulla spesa pubblica e sulla sua efficienza nel nostro paese. Abbiamo problemi di riuscire a spendere bene
non solo spendere, ma spendere bene le somme che ci vengono messe a disposizione, condivise dall'Unione Europea. Abbiamo un problema di integrazione ambientale, come abbiamo sempre avuto anche sul tema dei fondi strutturali. Sui fondi strutturali l'Italia ha fatto sforzi straordinari, la squadra di Fabrizio Barca e dei suoi giovani attraverso il tempo e poi chi lo ha seguito di qualsiasi parte politica hanno fatto enormi sforzi per utilizzare i fondi strutturali, molto spesso non siamo riusciti a spendere tutto, a volte siamo riusciti a spendere molto bene, in alcuni casi magari meno. L'integrazione ambientale è stata una battaglia importante delle autorità ambientali per i fondi strutturali negli anni 2000, ha avuto qualche difficoltà, non sempre abbiamo raggiunto le efficacia che voleva. Il mio settimo punto è la questione dei prezzi dell'energia che saltano su. Francamente, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a me dispiace molto che la nostra politica ambientale nazionale, non la nostra soltanto, anche degli altri paesi europei, più che decisa da noi, sembra decisa soprattutto dagli emiri dei paesi arabi produttori di petrolio e dai grandi magnati e dal regime russo che invade l'Ucraina. Non è facile prevedere le cose, avere un'alternativa, liberarci delle forniture russe ovviamente sarà una sfida estremamente difficile, non è che gli altri fornitori siano dei grandi campioni di democrazia e di mercato, Algeria, Libia, con i problemi che conosciamo che hanno. Però mi sembra che ci sia anche qui una occasione importante. Allora, nel breve, le misure di compensazione, di aiuto alle persone, alle famiglie in difficoltà sono sacrosante, alle imprese in crisi che rischiano di avere danni da questa situazione sono importanti, ma è importante che rimangano misure nel breve. E credo anche che la intuizione del ministro Cingolani che ci sia del lavoro da fare sulla determinazione dei prezzi sia molto importante. Per esempio, esplorare più approfonditamente come si creano i prezzi spot del gas naturale e del petrolio sui mercati, su quantità che sono quantità al margine, a me sembra, non riesco a trovare dati, è un appello alla ricerca comune di tutti noi, a me sembra che i mercati spot su cui costruiamo poi i prezzi di riferimento costituiscano frammenti molto limitati della domanda di gas naturale e petrolio. Poi però li abbiamo inseriti nelle nostre leggi e ci bloccano e ci condizionano, e su questo credo, spero, si riesca a lavorare rapidamente. Però al tempo stesso non dobbiamo dimenticarci che i prezzi dell'energia sono destinati a crescere perché abbiamo scarsità di risorse, e quindi il segnale di prezzo rimane un importante elemento di funzionamento del mercato e di funzionamento efficiente dei mercati in generale. Mi sembra sia anche un'occasione per pensare a una riforma fiscale ecologica, verde, ambientale, che abbia integrato in se stesso gli elementi ambientali. Allora, quando io sento in presenza di prezzi crescenti dell'energia, al di là della crisi immediata di queste settimane, dimenticare l'opportunità che noi abbiamo di abbattere la tassazione su altre forme più distorsive del mercato e del sistema fiscale stesso, a cominciare dall'IRPEF sui nostri stipendi e salari, ma anche alle imposte sui risparmi e gli investimenti delle imprese, sui profitti delle imprese, temo che stiamo sprecando un'occasione. Una maggiore attenzione a una fonte energetica alternativa, che dimentichiamo che è quella che costa di meno di tutte, che è forse la più efficiente, che si chiama efficienza energetica, risparmio energetico. È giusto pensare a tutte le forme alternative, è giusto non avere pregiudizi sul nucleare, la comunità scientifica in alcuni casi ci dà prospettive di innovazione e speriamo che siano efficaci e garantite, sappiamo comunque che al momento l'energia nucleare ci costa molto di più rispetto alle rinnovabili. Guardiamo i rapporti dell'IRENA, l'Agenzia Internazionale sulle Rinnovabili, ma comunque tutti costano molto di più che non meccanismi di innovazione che ci portino risparmio energetico e efficienza energetica. E questo, tra l'altro, l'Italia l'ha vissuta come una esperienza estremamente positiva. Quando siamo venuti con l'OCSE a fare il primo esame delle performance ambientali, delle politiche diciamo ambientali italiane negli anni 90, abbiamo scoperto che eravamo il paese OCSE con la migliore efficienza energetica. Questo veniva da prezzi alti delle risorse energetiche, veniva da accise alte rispetto agli altri paesi. E non mi sembra così sorprendente per un paese che ha pochissime risorse proprie, anche se noi aumentassimo le nostre produzioni di petrolio e gas naturale non arriveremmo a quantità comunque significative. E quindi l'idea di avere prezzi alti è saggia, credo, e dobbiamo
convincerci che la prospettiva è di prezzi sempre più alti, ma possiamo compensarli con riduzione sulle altre imposte. Se ovviamente parliamo solo del prezzo della benzina alla pompa, c'è un dissenso popolare dei cittadini e dei consumatori molto forti. Dobbiamo offrire qualcosa in cambio, compensazioni nel senso buono del termine. Su queste cose di riforma fiscale e ambientale abbiamo lavorato all'OCSE a lungo, in particolare sono usciti recentemente due rapporti dell'OCSE sull'opportunità di una riforma fiscale anche ambientale in Italia con un possibile piano d'azione, sono disponibili sul sito del Ministero dell'Ambiente, fanno parte di uno di questi progetti in cui la Commissione europea sostiene l'Italia per le riforme strutturali. Ho ancora due minuti? Sì. Su questi temi si muovono molte cose anche a livello internazionale, per dire la presidenza G20 dell'Indonesia che ha seguito la presidenza italiana sta continuando a lavorare sul tema dei fossil fuel subsidies. Italia e Indonesia sono stati paesi gemelli nelle peer review del G20. Su questo tema c'è molto da fare, ovviamente si può fare molte cose da soli, ma se lo facciamo insieme agli europei è meglio, se lo facciamo insieme anche ai paesi G20, alle maggiori economie, saremo più efficaci e sarà relativamente più semplice. Segnali importanti ci vengono dal mondo della finanza che si è avviata sulla strada della finanza sostenibile con la strategia europea e questo credo possa aiutare anche il PNRR direttamente e indirettamente. Non dimenticherei la questione di quello che noi chiamiamo il capitale naturale. Uscirà a breve il quinto rapporto italiano sullo stato del capitale naturale, preparato dal comitato omonimo per il capitale naturale e ci sono una serie di considerazioni importanti. La questione è che questo nostro sistema economico deve in qualche modo rispettare i famosi planetary boundaries, i limiti del pianeta, riuscire a rispecchiare e integrare le componenti ambientali attraverso meccanismi di mercato quando è possibile o meccanismi non di mercato che ci consentano di rispettare quello che dalla natura ci viene, quello che ci viene dal capitale naturale accanto al capitale investito tradizionale, al capitale umano, al capitale sociale, il quarto capitale trascurato, come lo chiamava Herman Daly, il capitale naturale è fondamentale, senza di esso i nostri sistemi economici non funzionano e se forse avessimo fatto più attenzione a questo non ci ritroveremmo in problemi di crisi energetica senza avere troppe preoccupazioni come abbiamo in questo periodo. Peraltro il nostro piano nazionale di ripresa e resilienza si chiama ripresa, che ci richiama alla ripresa economica in senso tradizionale, ma anche resilienza, che ci richiama alla nostra capacità di adattamento e quindi a seguire sentieri di sviluppo sostenibile, come lo chiamiamo, che ci consentano di reggere nel tempo con i nostri figli e i nostri nipoti. Grazie per la pazienza. Solita tua grandissima competenza in materia, quindi mi sembra di capire che tu sia abbastanza in linea con quello che diceva la professoressa Guerra, quindi di una necessità di riforma, riforma a 360 gradi tutto tondo, perché ovviamente torno alla mia deformazione professionale, però mi pare che un po' la fiscalità, per esempio, sia un po' la cenerentola, anche nel PNRR non se ne parla, cioè per esempio non c'è alcun riferimento, e quindi che si debbano attuare politiche fiscali che non vadano a colpire, cioè a colpire, a toccare solamente l'ambiente in senso stretto, ma anche una fiscalità che vada a, in chiave compensativa con altre esigenze, no? Se ho capito bene. Toccherei prima un tema molto delicato e difficile, mi rendo conto tirandolo fuori, perché abbiamo fatto molta fatica a convincere che c'era un problema di povertà energetica, che bisogna consentire un accesso all'energia affordable, come dicono inglesi e americani. Però vorrei anche qui riallargare la prospettiva. Noi siamo interessati alla povertà energetica, sì certamente, ma siamo anche interessati alla povertà alimentare, alla povertà nelle abitazioni, alla povertà nelle case, nei trasporti. Allora, ci interessa la povertà in generale. Siamo sicuri che la miglior maniera di aiutare anche i poveri, anche i vulnerabili, sia un underpricing, un sottoprezzo delle fonti energetiche? Io credo che anche i poveri e i vulnerabili debbano avere un segnale di prezzo forte. L'energia è scarsa ed è destinata a crescere nei prezzi. Allora questo ragionamento può essere portato nel sistema fiscale con misure di compensazione. Noi l'abbiamo sempre proposta come riforma fiscale neutrale dal punto di vista del gettito.
alziamo alcune cose che fanno danno all'ambiente e abbassiamo, per esempio, la tassazione sul lavoro. Ma questo vale anche in un periodo in cui ci dovesse essere una crescita del gettito fiscale, perché per esempio uno ha un debito pubblico accumulato particolarmente importante, ad esempio non a caso, oppure debba restituire, come dovremmo restituire, circa la metà dei fondi messi a disposizione dal PNRR. Temo che questo tema del rialzo del gettito fiscale purtroppo si vorrà. Ma vale anche in un periodo in cui ci fossero governi che volessero radicalmente abbattere il carico fiscale. Si tratta di andare a ridurre di più le cose che sono tassate, che fanno bene, che hanno un impatto ambientale positivo, e ridurre di meno quelle che hanno un impatto ambientale negativo. Famosi tributi con funzione ambientale. Bene, grazie mille al professor Ravazio Dovan per il suo intervento, e a questo punto passo la parola al dottor Luigi Di Marco dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che ovviamente ringrazio per aver partecipato e per portare la testimonianza di una così importante istituzione in materia, ovviamente. Grazie. Grazie, grazie a voi dell'invito. Arrivando per ultimo a questo primo panel mi aiuta in qualche modo a entrare più in dialogo rispetto alle cose già dette. In pratica gli appunti che mi ero preparato integrano le cose già dette. Qualche profilo magari riuscirò anche a esprimerlo in maniera più efficace avendo ascoltato gli altri. Alcune cose eviterò di ripeterle o laddove opportuno bene anche ripetere due volte le cose, perché abbiamo questa resistenza a comprendere i concetti che datano di 50 anni, come ci ricordava prima Aldo. Tiriamo un attimo quindi le fila del discorso. La pandemia ha messo in evidenza la necessità di accelerare le politiche attuative di sviluppo sostenibile, quindi dell'Agenda 2030, e mi sembra che su questo non ci sono dubbi, perché sono gli stessi strumenti di cui ci siamo dotati nel quadro europeo, che abbiamo codeciso con gli altri paesi europei orientati in tal senso. La stessa cosa sta avvenendo anche con la guerra, dobbiamo riconoscerlo come disgrazia che ci dà un ulteriore shock per farci comprendere le nostre vulnerabilità e riflettere sui nostri errori. Con il Repower EU, chissà che il Repower EU effettivamente non diventi il Next Generation EU di cui dovremo parlare nei prossimi mesi. Pare che si stia delineando questa situazione. Le politiche attuative dell'Agenda 2030 in Europa e dunque anche in Italia si chiamano Green Deal europeo, si chiamano Pilastro europeo dei diritti sociali, sono perfettamente integrabili nel quadro dell'Agenda 2030 per espressa volontà delle nostre istituzioni europee. Non so fino a che punto questa cosa è recepita anche nel quadro nazionale, e per cui le troviamo richiamate nel regolamento europeo, quello del dispositivo di ripresa e resilienza che finanzia il PNRR. Erano già all'interno dello storico accordo del Consiglio europeo, quello su cui ora diamo per scontato, ma non lo era affatto, come ricordava l'onorevole Bonafè, che si potesse decidere tra paesi europei di aprire un debito comune di 750 miliardi di euro, incluso anche il principio non nuocere. Il Consiglio europeo del 20-21 luglio 2020 già dice in pratica tutto, dà le direttive su ciò su cui stiamo lavorando. E ecco, questa accelerazione però, che quindi la prima accelerazione, poi parleremo della seconda, quella della guerra, resta solo potenziale se non sussiste la piena consapevolezza che il PNRR deve integrarsi in complementarità, e la complementarità è un termine che troviamo nello stesso regolamento del dispositivo di ripresa e resilienza, complementarità con tutte le altre politiche.
che sono poi sempre quelle, le politiche, quelle che discendono a livello europeo. Anche il semestre europeo è indicato come uno degli indirizzi in ordine al quale gli Stati membri devono in pratica concepire le azioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il semestre europeo dà delle indicazioni molto più ampie, a 360 gradi, richiamando specificamente che alle spalle il nostro quadro di riferimento europeo, e dunque nostro, è definito dai 17 goals dell'Agenda 2030. Questo elemento è stato ribadito ultimamente ancora nell'ultimo piano. Ogni anno viene fatto questo documento sulla crescita sostenibile, per cui viene ancora raccomandato questo principio di complementari tra PNRR e tutto il resto delle politiche nel conseguimento di quelli che sono gli obiettivi. Per cui, come diceva Montanari prima, il PNRR, cioè non dobbiamo correre il rischio che diventi una misura una tantum che poi finita, ma è un qualcosa che deve integrare tutto il resto. Ecco, rispetto alla guerra in Ucraina, il Green Deal europeo e il pilastro europeo dei diritti sociali emergono come le nostre politiche di riferimento e sono più forti che mai. Come più forte che mai è il riferimento all'Agenda 2030. Giusto un flash. Il PNRR, che è il tema di oggi, non parlava di multilateralismo o di partnership degli obiettivi al di fuori dell'Unione. Infatti non troviamo nessuna misura che parla di aiuti allo sviluppo o quant'altro. Ma al di là del fatto che ricordiamo, e credo che sia doveroso, che nelle riunioni G7 e G20 abbiamo ribadito il build back better, scusate, il ricostruire meglio l'obiettivo, cioè i paesi EU27 e chi noi aderenti al G7 e al G20 hanno ribadito che gli indirizzi che in Europa ci eravamo dati sono gli stessi che vogliamo condividere anche in un quadro più ampio e internazionale. Ci sono i due obiettivi deboli, trascurati del multilateralismo, il goal 16, la pace nel mondo, che non ha funzionato, e il goal 17 della partnership, come dicevamo, che comunque non dobbiamo considerare obiettivi persi dell'Agenda 2030. Sono anzi gli obiettivi su cui dobbiamo lavorare e impegnarci per venire fuori dal conflitto. E con il conflitto sono venuti a nodo i nodi al pettine anche ancora più di prima delle nostre vulnerabilità, quindi la debolezza del nostro sistema energetico e dunque una riflessione merita il fatto che forse una maggiore ambizione nel taglio delle emissioni ci avrebbe aiutato oggi a essere più resilienti al tema energia, e diventa anche il tema centrale del Repower EU. Dobbiamo accelerare il Green Deal, dobbiamo accelerare il con più rinnovabili. Repower EU parla di ricorso tampone al GNL, non parla di valutare quali altri giacimenti all'interno dell'area europea dei 27 paesi o con i partner possiamo sfruttare. Parla di GNL perché è una misura tampone, e nel frattempo parla di accelerare e di aumentare numericamente, lo mette perché questa bozza di piano che è stato adottato due settimane fa già fa dei conti, quindi accelerazione nei tempi e incremento degli obiettivi che già avevamo indicato nel Fit for 55. Poi, se qualcuno sostiene che non gliela si può fare, andrà visto conti alla mano.
Interessante anche il tema che è venuto fuori, questo dobbiamo dire grazie all'Agenzia Internazionale dell'Energia che ha fatto, ci ha offerto il 3 marzo, hanno presentato questo piano in 10 punti per l'Unione Europea per affrancarci dal gas russo, che mette in evidenza il tema di cui parlava Aldo e che è arrivato anche alla ribalta sui giornali grazie a questa riflessione del ministro Cingolani. Questi profitti in eccesso fino a 200 miliardi di euro che sono venuti fuori. E l'indicazione che gli Stati membri possono utilizzare quota parte, non sappiamo quanto di questo, perché insomma è una stima ancora sommaria, per calmierare i prezzi, cioè per fronteggiare il tema povertà energetica dilagante. E questo pone una riflessione collegata agli strumenti, quelli internazionali. L'accordo di Parigi, un punto fondamentale su cui stiamo lavorando, è quello di rendere i flussi finanziari coerenti con uno sviluppo resiliente al clima. Sicuramente fin tanto che ci saranno speculazioni finanziarie di questo tipo, i flussi finanziari non saranno riorientati verso questo scopo, e una riflessione di merito va fatta anche su quelle che saranno le possibili speculazioni che ci saranno sul costo delle materie prime che servono per realizzare la transizione, quella verde, ma come anche quella digitale. Per cui adesso, riflettendo in relazione al PNRR, che è il tema della giornata di oggi, che cosa cambia nel nuovo scenario? Dobbiamo e possiamo rileggere il PNRR, credo, e le sue missioni alla luce della nuova situazione di crisi. Dobbiamo e possiamo costruire nuove e rafforzate strategie complementari, quindi non credo che si arriverà a dire no, adesso va riscritto il PNRR perché c'è la guerra. Avremo bisogno di strategie complementari, come del resto ci veniva già raccomandato dall'Europa, per integrare meglio e rendere più efficaci le azioni del PNRR stesso, in un quadro di sistema che deve corrispondere a una strategia di sviluppo sostenibile, dove c'è dentro tutto, non c'è la sostenibilità e poi fuori ci sono altre cose, perché anche gli obiettivi sociali del piano attuativo del pilastro europeo dei diritti sociali sono obiettivi di sostenibilità, ma non solo perché vediamo le iconcine della no poverty, il cibo, la salute, eccetera, nei 17 goals dell'agenda ONU 2030, perché è necessario che le transizioni siano giuste, e parliamo al plurale perché c'è anche la digitale, perché se no non le riusciamo ad attuare, e non è una novità del 2015, l'agenda ONU 2030, perché sono le cose che già si dicevano 50 anni fa nella dichiarazione di Stoccolma, che in pratica è la prima pietra miliare nel contesto del lavoro promosso dal Club di Roma, che la preoccupazione per la sostenibilità ambientale è sostanzialmente una preoccupazione per la sostenibilità umana. Così come anche il digitale non è fuori dalla sostenibilità, perché il digitale europeo è un digitale incentrato sull'umano, ed è un digitale che deve integrare in sé le preoccupazioni per l'impronta ecologica del digitale, un digitale che deve essere a servizio della transizione verde. C'è tutto un quadro di principi di sistema che magari sembra complicato a dirlo, ma che viene ripetuto, ribadito in tutti gli atti delle istituzioni europee, che io, a forza di leggerlo, se magari di principio non ci credevo, ma adesso ci credo, perché e di fatto è così. Lo sviluppo sostenibile implica una capacità di visione sistemica delle politiche che non può ammettere eccezioni, se no non è visione sistemica. E con ASVIS
abbiamo messo nero su bianco e in tutte le sedute e le occasioni come queste lo ribadiamo, che abbiamo bisogno di una strategia nazionale di sviluppo sostenibile che sia il quadro di riferimento delle politiche, di tutte le politiche nazionali, tutte, nessuna esclusa, che si agganci al piano di riforme del semestre europeo e quindi chiude anche il cerchio delle coerenze dal momento che la governance del semestre europeo come partita dal nuovo corso von der Leyen ha come fulcro l'agenda 2030. Così come a scalare anche a livello delle politiche regionali e locali. Un'ultima chiusura, tutto il tempo che voglio, non esageriamo. No, mi sono allargato. Guardiamo al PNRR, oltre al PNRR, anche come soldi, brutalmente. Gli investimenti addizionali necessari per il Green Deal europeo sono stati contabilizzati dalla Commissione in 520 miliardi, Commissione europea si intende sempre, 520 miliardi all'anno. Oltre 125 miliardi all'anno saranno necessari per la trasformazione digitale. Contabilizzano 650 miliardi all'anno. E ci vorranno poi altri investimenti nel sociale, salute, educazione, non sono comunque ancora quantificati. Questi numeri stanno a significare, questi sono investimenti extra, cioè non è che poi abbiamo i nostri PIL nazionali che vanno comunque trasformati nella direzione del Green Deal, per forza, non è che da un lato io investo per fare di più, per accelerare, dall'altro vado, resto fermo o peggio di prima. Questi numeri stanno a significare che con il PNRR siamo solo all'inizio di una stagione mai vista nella storia, non lo so, insomma, comunque possiamo dire mai vista nella storia, gli investimenti pubblici e privati extra, cioè rispetto a quello di crescita economica. E non credo, e io sono pronto ad accettare scommesse, che di fronte a noi ci sarà sostanzialmente un problema di soldi. Nel momento che continuiamo a mettere nero su bianco, ce lo mettono gli scienziati, lo mettiamo noi anche nei nostri atti europei, che il costo dell'inazione rispetto a quelle che sono le sfide climatico-ambientale, il costo dell'inazione sarà più alto del costo dell'azione. Le regole dei flussi finanziari, come lo ricordavo prima, l'abbiamo anche in un accordo internazionale, che devono essere ridefinite di conseguenza per essere coerenti con uno sviluppo resiliente al clima, e l'abbiamo già scritto in un accordo internazionale, ci stiamo anche già lavorando con la tassonomia europea, eccetera. Tutto ciò rappresenta una grande opportunità e promessa di prosperità futura condivisa, pensa quanti soldi stanno per arrivare. Ma che però, questo è solo ipotetico, perché questa è una prosperità che sta a noi crearla oggi, se sapremo alzare, uno, il nostro livello di ambizioni, perché poi ci sono i colli di bottiglia. Prima di tutto, il primo collo di bottiglia sicuramente è il livello di ambizioni che deve essere alto, se no non ce la facciamo. Il secondo punto è quello del collo di bottiglia, le competenze. Se sapremo costruire e dotarci delle giuste competenze per realizzarlo. Il terzo collo di bottiglia sono quello delle risorse materiali, non delle risorse di liquidità finanziaria, perché quelle arriveranno di conseguenza. E un altro collo di bottiglia è, cioè quello di, è, diciamo che riusciamo a mettere assieme queste cose in maniera efficace se sapremo lavorare insieme, sviluppando al meglio la nostra natura di animale sociale, come la chiamava Aristotele. Per cui questa è una ricchezza che non si può creare, non si materializza se non si perseguono gli obiettivi climatici e ambientali come obiettivi economici e di equità sociale, come per chiudere il cerchio del che tutte le cose sono legate.
equità sociale intra e intergenerazionale, adesso ce l'abbiamo anche in Costituzione, quindi ci abbiamo uno stimolo in più. E se non ci orientiamo verso un modello di sviluppo capace di restituire all'ambiente più risorse di quanto non ne consuma. Questa non è un'invenzione mia, non è un'invenzione di Aspis, lo troviamo messo nero su bianco nell'ottavo piano d'azione per l'ambiente dell'Unione Europea, che è in discussione, in chiusura la discussione in questi giorni. Quello è l'obiettivo, è chiaro che non ce la facciamo dall'oggi a domani, per questo abbiamo bisogno delle transizioni, dobbiamo lavorarci. Grazie. Grazie mille, dottor Di Marco, per il suo intervento, anche al richiamo al nuovo articolo della Costituzione che contiene un riferimento diretto all'ambiente a questo punto, che alcuni costituzionalisti hanno un po' snobbato ultimamente, però in realtà credo che sia una conquista importante, perché ovviamente garantisce la copertura di legislazioni che possono anche sul piano agevolativo essere molto più forti, perché ovviamente quando si introducono delle agevolazioni o fiscali o che dir si voglia di altra natura, occorre che ci sia una comparazione con i vari valori o la capacità contributiva per il settore tributario o altri valori con riferimento alla lesione potenziale di altri diritti. Quindi mi richiamo alla Costituzione, mi sembra veramente molto molto importante. La ringrazio per il suo intervento. Bene, a questo punto direi che possiamo passare, diciamo, alla seconda fase della mattinata, quindi alla parte più connessa alle testimonianze di imprese e istituzioni sull'attuazione del PNRR. Quindi chiedo ai relatori di venire al tavolo, vediamo se ci stiamo tutti solo per un problema proprio di spazio fisico. Chiederei al dottor Amazza di venire al tavolo, al dottor Gardenghi, così vediamo di introdurre i primi, e anche alla dottoressa Zacchi di venire. Perché un intervento invece sarà, il primo intervento sarà online. Infatti do subito la parola alla dottoressa Ilaria De Dominicis, che è responsabile cabina di regie di Ferrovie dello Stato Italiane per il PNRR e che sostituisce il dottor Favara, che per un impegno istituzionale non ha potuto partecipare oggi alla nostro convegno, e ci parlerà di infrastrutture, mobilità e logistica sostenibile, ovviamente nella prospettiva delle Ferrovie dello Stato Italiane. Prego, dottoressa De Dominicis, a lei la parola. Buongiorno a tutti. Mi sentite? Sì, immagino di sì. Innanzitutto grazie a tutti gli speaker che mi hanno preceduto per gli interessanti spunti di riflessione condivisi, e grazie agli organizzatori dell'evento, grazie ad Economia Pulita, grazie al Parlamento Europeo sede italiana per l'ospitalità. Ci troviamo in un contesto profondamente mutato negli ultimi 2 anni. Innanzitutto l'emergenza sanitaria globale, che ha avuto pesanti conseguenze sull'economia, sull'occupazione, sulla produzione di ciascun paese, ed ha determinato un sostanziale ridisegno degli equilibri sociali e economici in Europa e nel mondo. A questo poi si aggiunge il conflitto, diciamo, tra virgolette, alle porte di casa, che al di là della destabilizzazione sociale e morale che una guerra di qualsivoglia origine e forma in senso stretto sempre porta con sé, ma in particolare nel pieno del XXI secolo. Con scene di cui laceranti, di cui senza altre parole non possiamo essere altro che spettatori, e che sta irrompendo in questo momento sulle dinamiche politiche ed economiche del nostro continente e del mondo intero. Mi ricollego a quanto ha detto durante il suo intervento l'onorevole Bonafè in merito all'origine del PNRR, e partirei proprio da quello: pandemia, ricostruzione e transizione ecologica. L'impatto che il contesto pandemico ha avuto sul settore dei trasporti e sul settore della mobilità in generale. Ecco, i comportamenti di viaggio durante la pandemia sono cambiati profondamente, mutamenti che sono rilevanti non solo nell'immediato, ma è plausibile ritenere che permarranno anche nel medio-lungo periodo, per le conseguenze del mutato contesto socio-economico e la radicalizzazione di comportamenti che sono stati assunti durante la pandemia. Faccio qualche esempio per parlare di cose tangibili. Smart working, digitalizzazione,
la cosiddetta shut-in economy, ovvero quell'abitudine ad acquistare online per un consumo domestico, una maggiore attenzione sull'igiene degli ambienti, igiene personale, distanziamento. Ecco, tutto questo ha direttamente impattato sul concetto di mobilità tradizionale, che vede oggi una riduzione della cosiddetta mobilità sistematica, ovvero quella mobilità comunemente legata al concetto del pendolare, tra virgolette, dove per pendolare non intendiamo solo chi utilizza, ad esempio, il mezzo treno tutti i giorni, ma anche il pendolare di lungo raggio, ovvero il manager che 2-3 volte alla settimana si sposta su Roma-Milano e viceversa per motivi di lavoro, a favore di una mobilità occasionale, ovvero di una forma di mobilità meno pianificata, spesse volte meno legata a motivi di lavoro e più vicina invece a motivi personali, leisure, eccetera. E soprattutto evidenziando in questo contesto post-pandemico una sorta di maggiore propensione rispetto al passato all'utilizzo della mobilità privata a sfavore della mobilità collettiva. Ecco, quest'ultimo punto in particolare è fortemente in contrasto con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e ci desta sostanziale preoccupazione in un'ottica di transizione ecologica. Per quale motivo? Perché il settore dei trasporti nel suo complesso produce circa il 25% delle emissioni complessive ed è l'unico settore che negli ultimi 30 anni ha continuato ad incrementare le sue emissioni. Dal 1990 ad oggi circa più 3% di emissioni registrate. Dentro questa foto generale, la ferrovia muove, da una parte, parliamo prima dei passeggeri, circa il 6% dei volumi complessivi, producendo lo 0,1 delle emissioni complessive, verso invece il trasporto su gomma, sia individuale sia il TPL, il cosiddetto TPL, trasporto pubblico locale, che muove quasi il 90% dei volumi passeggeri in Italia. Questo è un dato 2019, perché chiaramente i dati post-pandemici sono completamente differenti in termini di volumi movimentati, a fronte del 95% delle emissioni prodotte. Analogamente per le merci, la gomma trasportata trasporta circa il 57% dei volumi a fronte di circa l'83% delle emissioni di CO2 rispetto invece al ferro, che trasportando l'11% delle merci produce circa l'1% delle emissioni. Dunque, qualche numero per dire cosa? Che il trasporto ferroviario, sia passeggeri sia merci, è uno degli abilitatori del conseguimento degli obiettivi della transizione ecologica. Muovere persone e merci su ferro significa di default aiutare a ridurre le emissioni di CO2 nell'ambiente. E questo chiaramente si sposa con gli obiettivi europei, con la strada tracciata dal Green Deal, con la strategia del Fit for 55, con la riduzione delle emissioni al 2050, la carbon neutrality al 2050. Ecco, il PNRR e gli interventi delineati per il settore della mobilità attraverso in particolare la misura M3C1, ma non solo, che corrisponde a 31,5 miliardi di euro, di cui circa 24,6 sono attualmente gestiti dal gruppo FS come soggetti attuatori, rientra in questo contesto proprio come abilitatore sia della ripresa sia della transizione ecologica. Abilitare l'infrastruttura ferroviaria a diventare sempre più il mezzo più comunemente utilizzato per spostamento di persone e merci, diventa per noi, come gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, l'obiettivo che stiamo perseguendo attraverso il PNRR. È chiaro che, come anche è stato menzionato da molti degli interventi che mi hanno preceduto, è lo stesso meccanismo di attribuzione dei fondi del PNRR attraverso il Do Not Significant Harm ad abilitare in qualche modo la transizione ecologica e dunque il percorso di trasformazione della mobilità. Ad oggi con il PNRR l'infrastruttura ferroviaria, ma anche quella stradale, sta evolvendo come mai prima ad ora, sin dal secondo dopoguerra. Abbiamo copertura estensiva del territorio, modernizzazione, accessibilità ed intermodalità. Questi sono i quattro concetti sui quali con il lavoro del gruppo Ferrovie dello Stato, grazie ai finanziamenti del PNRR, si sta targettando, si sta andando verso. Quindi
Pensiamo ad esempio copertura del territorio, faccio solo qualche esempio per dare un po' di pensieri tangibili. Collegamenti ferroviari dell'alta velocità verso il sud, sia per i passeggeri sia per le merci. Qui abbiamo 4,6 miliardi di euro su interventi quali ad esempio la Napoli-Bari, collegamenti in Sicilia, ad esempio la Palermo-Catania, un tratto della Salerno-Reggio Calabria. Per spostarci poi verso il nord, con i collegamenti della linea alta velocità dal nord Italia verso l'Europa, un esempio per tutti, il Terzo Valico, connessioni diagonali per la copertura di una parte forse dell'infrastruttura ferroviaria che ad oggi è meno capillare rispetto alle connessioni nord-sud. E qui faccio qualche esempio con la Orte Falconara, la Roma-Pescara, solo per citarne alcuni. Andiamo poi sulla modernizzazione del sistema ferroviario. Qui stiamo lavorando, grazie a circa 3 miliardi di finanziamenti PNRR, sullo sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario, quello che tecnicamente si chiama ERTMS, European Rail Traffic Management System. E poi andiamo su accessibilità ed intermodalità. Ulteriori 3 miliardi di interventi a sostegno della domanda di mobilità espressa da grandi città metropolitane, urbane di medie dimensioni, mirate a potenziare collegamenti d'ultimo miglio, collegamenti metropolitani, creazione di collegamenti con i regionali veloci, abilitazioni anche della cosiddetta mobilità intermodale all'interno delle città. Per andare poi al potenziamento delle infrastrutture regionali, sia quelle di pertinenza del gestore dell'infrastruttura nazionale, Rete Ferroviaria Italiana, sia altri interventi che sono assegnati direttamente agli operatori regionali, e ancora 2,3 miliardi di interventi per potenziare la rete ferroviaria in diversi punti critici del Sud Italia, ma anche per realizzare interventi di ultimo miglio. E penso ai collegamenti con gli aeroporti, ad esempio Salerno, Olbia, Alghero, Trapani, Brindisi, ma anche con i porti, quali ad esempio Taranto, Augusta, eccetera. Solo per fare qualche esempio. E chiudo con 700 milioni di interventi finalizzati a riqualificare le stazioni. 54 stazioni al Sud Italia che vengono riqualificate in termini di servizi forniti all'utenza, livelli di efficienza energetica, ma anche sviluppo dell'intermodalità ferro-gomma. La stazione, attenzione, è il punto di partenza, è il hub principale dell'accessibilità ferroviaria e dell'intermodalità ferro-gomma, dello scambio ferro-gomma. Questi sono solo alcuni esempi di interventi su cui il gruppo Ferrovie dello Stato Italiano si sta concentrando per rendere sempre più il trasporto ferroviario accessibile, intermodale, capillare e dunque per farlo diventare un trasporto comunemente utilizzato in un'ottica di transizione ecologica e di sostenibilità. E a questo aggiungiamo tutti i progetti, gli interventi inerenti alle energie rinnovabili. Faccio l'esempio dell'idrogeno, inquadrato in una strategia complessiva che non vede più solo il materiale rotabile, quindi non più solo il treno a idrogeno, ma una vera e propria filiera verde che accompagna il materiale rotabile a produzione, stoccaggio e fornitura di idrogeno. Stiamo adesso lavorando con Rete Ferroviaria Italiana ad un progetto pilota sulla tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona, proprio per lo sviluppo dell'idrogeno. Ecco, ho citato solo qualche intervento, ma quali sono i benefici che ci attendiamo da tutto questo? Ci attendiamo di progettare e realizzare entro il 2026 una nuova infrastruttura ferroviaria che sia sostenibile, che rafforzi l'infrastruttura esistente, rendendola più accessibile, digitalizzata, integrata ed equamente distribuita sul territorio nazionale, colmando quel gap tra nord e sud e anche probabilmente il gap trasversale cui facevo menzione prima. Allo Stato, il gruppo Ferrovie dello Stato ha lanciato tutti i progetti assegnati per il potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria nazionale in ambito PNRR, coerentemente con le milestone dichiarate all'Europa e all'Italia. Questi investimenti riteniamo fortemente che contribuiranno a generare valore per il Paese. Ed in questo le grandi imprese, tra cui il gruppo FS, hanno un ruolo strategico a traino delle filiere del settore. Un fattore molto rilevante per noi, che è stato anche citato dal sottosegretario professoressa Guerra, il tema della capacità del settore di adeguarsi alle nuove necessità di tutti i settori che fanno parte della filiera che contribuisce agli interventi PNRR.
Ecco, formazione e competenza, queste sono tra le sfide più importanti e critiche che abilitano la sfida del la realizzazione del PNRR. Servono nuove figure specializzate, servono nuove unità addizionali per far fronte agli interventi che devono essere messi a terra. Sono circa 150.000 le unità necessarie, di cui circa la metà sono operai generici, circa 10.000 sono ingegneri, solo per dare qualche numero. Ecco, la chiave di volta è realizzare un sistema di accelerazione e sviluppo delle competenze, anche attraverso la formazione. L'ho lasciato come ultimo punto, ma voglio dire, è banale dire che quello che sta accadendo in questo momento nel mondo, e mi riferisco ovviamente al conflitto e al nuovo scenario, al mutato scenario internazionale, per noi, per gli interventi che stiamo portando avanti, non è affatto neutro. Costi e scarsità di materie prime, innanzitutto, derivanti da questo nuovo contesto, sono evidentemente un tema rilevante. Stiamo lavorando con il governo per trovare soluzioni e per garantire che gli attori interessati possano, ad esempio, banalmente partecipare alle gare avendo coperture idonee, ad esempio sul delta prezzi derivanti dal caro materie prime. E in questo contesto ancora di più è necessaria una spinta verso il nuovo mix, un nuovo mix energetico. Il gruppo Ferrovie dello Stato, come noto, è un gruppo energivoro. In questo contesto in particolare la spinta verso nuove fonti di energia diventa mandatoria, diventa necessaria. La spinta verso una transizione energetica diventa chiave per la preservazione e lo sviluppo dell'economia del paese, oltre che ovviamente per la messa a terra anche degli interventi PNRR. In questo contesto ciò che riteniamo sia fondamentale è fare sistema. La collaborazione e la cooperazione di tutti i player del settore, insieme alle istituzioni, alle comunità coinvolte, agli enti territoriali, alle imprese, alle università, per consentire la creazione di un valore che sia duraturo e sostenibile. Questo verso una transizione energetica che abiliti anche la transizione della mobilità, attraverso l'evoluzione di un'infrastruttura ferroviaria e stradale che lavorino in sinergia e che supportino lo sviluppo del paese. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie mille alla dottoressa De Dominicis per il suo puntuale intervento e per averci fatto un quadro incoraggiante, soprattutto per chi come me, per esempio, viaggia molto in treno anche in direzione Pescara, quindi rallegrato. Ma scherzi a parte, no, molto interessante l'intervento. Questi saranno temi che verranno trattati anche a Bologna il 12-13 maggio in panel specifici su infrastrutture e mobilità, in cui ci potrà essere anche un confronto tra chi si occupa di mobilità ferroviaria e, per esempio, chi come il gruppo Federtrasporti, che sarà presente anche al nostro convegno di Bologna, si occupa più di trasporto su gomma, per esempio, e quindi con queste enormi differenze che ci ha evidenziato la dottoressa De Dominicis nel suo intervento. Grazie ancora e passo a questo punto la parola al dottor Alessandro Ramazza, che è consigliere delegato di Ransan Group Italia. Anche il dottor Ramazza, un nostro ormai affezionato relatore nei nostri eventi, e che ringrazio ovviamente a nome degli organizzatori e di Economia Pulita, che ci parlerà di politiche per il lavoro e sostenibilità. A te la parola, Sandro. Buongiorno a tutti. Il PNRR ha all'interno una misura specifica sui temi del lavoro. Partirò da quella, poi farò un ragionamento più complessivo. La missione 5 si è incentrata sostanzialmente in un progetto definito GOL, Garanzia Occupabilità Lavoratori. Vale circa 5 miliardi e mezzo, quindi se lo prendiamo in termini relativi sul totale dei finanziamenti del PNRR vale il 2%, quindi diciamo un intervento che definirei assolutamente marginale. Nel merito, la garanzia occupabilità lavoro finanzia soprattutto il rafforzamento dei centri pubblici per l'impiego e in maniera strutturale, sia di attrezzature che di sedi. Aggiunge a questo anche un'attività di un finanziamento per l'assunzione del personale. Io credo che questo siano fatti positivi. Noi siamo un'agenzia
per il lavoro privato, leader mondiale e anche in Italia in questo, l'importante è che nel nostro paese ci siano più servizi per il lavoro, che questi siano pubblici o che siano privati, è assolutamente, a mio modo di vedere, indifferente. Ritengo che il pubblico abbia un ruolo importante, soprattutto quando si spendono soldi pubblici. Ciò che osservo è che il progetto che è stato indicato ha una linea di continuità con quello che è stato le politiche attive del lavoro che erano all'interno del provvedimento sul reddito di cittadinanza. Grave errore, esperienza sostanzialmente quasi fallimentare, non quella del reddito di cittadinanza, quelle delle politiche attive del lavoro inserite e applicate a coloro che ricevono il reddito di cittadinanza, che è prevalentemente un intervento di carattere sociale. Qui si dà l'obiettivo di coinvolgere 3 milioni di utenti da qui al 2026, è un numero mastodontico se consideriamo l'attuale dotazione dei centri pubblici per l'impiego, se consideriamo che dipendono dalle regioni e se consideriamo che ogni regione è estremamente gelosa delle proprie politiche del lavoro. Voglio ricordare che la Repubblica Federale Tedesca, che è una Repubblica federale, non assegna ai Länder la competenza delle politiche del lavoro, ma l'assegna allo Stato centrale. L'articolo 5 della nostra Costituzione, a mio modo di vedere, si è eccessivamente sbilanciato in questa direzione, poiché oggi noi in Italia abbiamo 20 politiche del lavoro fatte dalle diverse 20 regioni. I navigator dovevano essere 12.000, ne sono stati assunti poche centinaia sostanzialmente, alcune regioni si sono addirittura rifiutate di assumerle. Insomma, io mi auguro che questo progetto vada in porto, colgo le serie difficoltà che ci sono nella sua realizzazione. Una parte importante di questi 5 miliardi vanno anche ad interventi di formazione, questo è una questione di grande rilievo, dovranno essere concentrati queste risorse soprattutto nelle fasi di transizione da lavoro a lavoro, di transizione dallo studio al lavoro, di transizione dalla condizione di disoccupazione al lavoro. Mi permetto di sottolineare in particolare la necessità di fare interventi di transizione da lavoro a lavoro. Per essere più chiaro, la transizione ecologica e la transizione digitale, come prima veniva sottolineato, sono i due driver del PNRR, porteranno delle trasformazioni di carattere produttivo assai rilevanti, i cui primi effetti già si vedono. Prendo ad esempio il settore dell'automotive, che è quello più lampante al riguardo. Il settore dell'automotive subirà una trasformazione profonda se le auto dovranno diventare auto elettriche. Il nostro paese non produce soltanto automobili, ma produce prevalentemente, ormai da diversi anni, componenti dell'automobile e componenti della motoristica. Banalmente si racconta che il 60% di una BMW è italiano. Già ora abbiamo alcuni casi a Bari recentemente di grandi aziende anche multinazionali che devono ristrutturarsi perché producevano qua in Italia i turbocompressori per i motori diesel. Noi abbiamo anche grandi aziende che producono motori diesel, che inutile non sottolineare che la transizione farà sì che si perdano dei posti di lavoro da un lato, se ne costruiranno dall'altro, ma nella fase intermedia ci sarà una grande necessità di governo, di riqualificazione e di sostegno dei lavoratori. Non vale solo per il settore dell'automotive. 2 anni fa con il nostro istituto di ricerca abbiamo presentato un rapporto sulla logistica. La logistica nel nostro paese, intesa come settore a sé, vale 1.100.000 occupati, ma se consideriamo tutti coloro che svolgono un'attività di carattere logistico nella manifattura e nel settore terziario, nel primo caso sono altri 800.000,
nel secondo altri 600.000, cioè che si occupano di logistica in Italia ci sono 2,5 milioni di addetti, che è il 10% della popolazione lavoratrice italiana. Beh, noi stimiamo che circa una trasformazione che ci sarà nei prossimi anni, soprattutto con la robotizzazione delle piattaforme e con la trasformazione anche ecologica della mobilità, si perderanno 500.000 degli attuali posti di lavoro, ma se ne potranno creare 700.000. Avete sentito, uso l'indicativo per dire quelli che si perdono e uso il condizionale per dire quelli che si creano, perché per creare ci vogliono investimenti. E questo è il punto su cui mi soffermerò fra poco, perché il grande gap del nostro paese rispetto agli altri è la produttività. Il PIL italiano era pari a quello francese e a quello britannico negli anni 80, oggi il PIL del Regno Unito e della Francia è del 30% maggiore di quello italiano. Analogamente lo sono le retribuzioni. Il nostro paese non ha investito adeguatamente negli ultimi 30 anni in innovazione e questa è la situazione nella quale oggi ci troviamo. In realtà gli effetti sul mercato del lavoro del PNRR non sono tanto nella missione 5 che si occupa di politiche del lavoro, ma lo sono complessivamente. La stima che noi abbiamo fatto è che saranno creati da qui al 2026 730.000 nuovi posti di lavoro per la realizzazione del PNRR. Una parte di questi 730.000 nuovi posti di lavoro saranno permanenti, altri no, altri saranno legati alla realizzazione della fase del PNRR. Nel pubblico, coloro che saranno assunti come maestri negli asili nido saranno permanenti. I 500, la task force di cui si parlava stamattina, i tecnici saranno assunti solo fino al 2026, forse al 2027, ma per la realizzazione del PNRR, per costruire una ferrovia. Gli addetti nel settore delle costruzioni crescono per la fase di costruzione, di realizzazione di quella commessa e così via. Quale potrà essere invece l'impatto complessivo del PNRR sull'economia italiana dopo che tutti questi interventi saranno stati realizzati? La nostra stima va da 950.000 a 1.200.000 posti di lavoro permanenti che potranno esserci dal 2026-2027 in poi. Per fare questo occorre una condizione, e cioè che gli interventi del PNRR, e qui aveva tanto ragione Cecilia Guerra questa mattina quando diceva che bisogna pensare al dopo e alla permanenza di questi interventi, poi io capisco non è nemmeno partito il PNRR, però guardare lontano è un modo per fare un buon percorso, un buon cammino per sapere dove si può arrivare. Occorrerà pensare, molti hanno sottolineato la sostenibilità anche economica, non ci torno sopra, è una questione, ma anche a come creare questi posti di lavoro, e questo vuol dire che dovranno essere accompagnati investimenti privati agli investimenti pubblici previsti nel PNRR. Abbiamo oggi una politica che incentiva l'investimento privato in accompagnamento al PNRR, che sappia cogliere le grandi sfide della transizione ecologica e della trasformazione digitale che sono all'interno del PNRR. Ieri, per esempio, il presidente di Confindustria Bonomi ha risottolineato il fatto che ha proposto che siano detassati dall'IRES gli investimenti che vengono, gli utili che vengono reinvestiti immediatamente in azienda. Questo, per esempio, potrebbe essere un modo, ma altre politiche fiscali, prima venivano accennate, potrebbero aiutare in questa direzione. Insomma, dobbiamo anche
e sono molto confortato da quello che ho sentito oggi. Pensare a come il PNRR non sia semplicemente una spesa pubblica, no? Di cui godere, ah che bello, arrivano tanti soldi, ci sono tante cose da fare, e poi quando verrà il 2026, festa, saranno finiti, ma come solo un primo passo di una grande trasformazione dell'Italia. L'osservatorio delle politiche pubbliche di Cottarelli della Cattolica di Milano ha stimato che il PNRR valga due piani Marshall. Il piano Marshall valeva 15 miliardi di dollari americani. Questo vale 225 miliardi di euro. Attualizzati quei miliardi di allora valgono 160 miliardi di dollari americani oggi, e paragonati al PIL odierno valgono, il PNRR vale due piani Marshall. Allora, se è così, bisogna anche diciamo avere attenzione da un lato a questo, cioè a guardare domani in termini quantitativi e di reale innovazione del sistema economico, e dall'altro anche a quali nuovi profili professionali occorre realizzare. Io non sto a snocciolarvi, rimando ai rapporti di Randstad Research, quello sull'economia circolare l'abbiamo presentato al convegno dell'anno scorso a Bologna, quest'anno presenteremo un rapporto sui nuovi profili, intendiamo da qui a 5-7 anni nel settore della mobilità. Due anni fa l'abbiamo fatto sulla logistica, abbiamo in essere una ricerca con l'OCSE sui nuovi profili digitali che presenteremo a livello internazionale nella prossima estate. Spesso c'è una grande enfasi, per esempio c'è un modo di dire: i giovani di oggi faranno, i bambini di oggi faranno dei lavori che oggi non sono neanche nominati. Insomma, questa è un'enfasi eccessiva a mio modo di vedere. Il 60% dei posti di lavoro di domani saranno su profili professionali che oggi non esistono. Anche questo bisogna un po' intendersi. La gran parte dei lavori di domani saranno ibridi, cioè sono attività umane, cioè lavoro, che oggi si svolgono, che domani saranno più digitali, avranno all'interno delle competenze digitali, avranno all'interno delle competenze di carattere ecologico e ambientale. In questo senso si può dire che il profilo professionale di domani non è quello di oggi, ma in realtà stiamo parlando in grandi casi di profili ibridi che partono dall'attuale condizione e arriveranno a una condizione diversa domani. Due considerazioni. La prima, mi piace sottolineare, è che per esempio oggi un grande problema del nostro mercato del lavoro è la scarsità di profili professionali, dalla scarsità dei medici a quella dei camionisti. Io non riesco a concepire come mai, per esempio, non siano stati pianificati adeguatamente gli ingressi nelle facoltà di medicina e di infermieristica. La pandemia ce l'ha fatto esplodere questa cosa. Noi la diciamo da 18 anni perché avevamo previsto che i medici che sarebbero andati in pensione in questo periodo erano il cluster maggiore in termini di età. Lo stesso vale per gli infermieri. Le stime che noi facciamo è che in Italia mancano 35 medici e 45.000 infermieri. Per avere 35.000 medici, considerando che ne escono circa 10.000 all'anno e dalle scuole di specialità 7.000, bisogna rivoluzionare il percorso di queste facoltà e del numero chiuso. Non ho trovato nulla del genere nel PNRR, eppure eravamo in piena pandemia e questo è quanto mai necessario. L'altro riguarda per esempio le lauree STEM. Sono i percorsi meno frequentati, soprattutto dalle donne, e c'è una questione di genere anche in questo, e per esempio in ingegneria c'è il numero chiuso, ma non c'è in scienza della comunicazione. È una banalità ripetere queste cose, ma è un'assurdità dover riconoscere che permangono. L'altro punto è un'opportunità che è esplosa con la pandemia. Lo smart working, ma in modo particolare vorrei dire, lo cito
il South Working, cioè la possibilità di lavorare da remoto per svariati profili professionali. Fino a prima della pandemia le aziende non avevano voglia di fare questa roba. E oltretutto lo smart working significa cambiare anche concezione organizzativa, lavorare per obiettivi. Ma oggi noi abbiamo nel sud un bacino di giovani laureati straordinario che con le basse retribuzioni che ci sono nel nostro paese, se devono venire a lavorare a Milano, a Verona, a Brescia, a Bologna, a Torino, hanno delle difficoltà mastodontiche. Tutte le attività di carattere informatico e amministrativo possono essere fatte in remoto. Noi stiamo portando avanti un progetto di questo genere, non c'è nessun finanziamento pubblico. Molti nostri clienti, grandi aziende del nord, sono assolutamente disponibili a questo. I giovani possono lavorare dal loro paese del Molise o della Basilicata, l'importante è che abbiano un ottimo collegamento con la fibra e può esserci qua anche un grande flusso di ritorno dall'estero, perché tornare dall'estero per lavorare a Milano, considerato la differenza di retribuzione, è difficile, tornare dall'estero per lavorare nel proprio paese con costi della vita e qualità della vita, costi più bassi e qualità migliore è un altro. Anche questo sarebbe una trasformazione in termini di sostenibilità ambientale ed ecologica di grande interesse, oltre che di qualità della vita, perché poi appunto non parliamo solo di migliorare l'ambiente, ma di migliorare la vita delle persone. Grazie, grazie mille Sandro Lamazza per la sua testimonianza e il suo intervento molto molto importante. A questo punto dalla parola al dottor Gardenghi, che è responsabile welfare aziendale e responsabilità sociale di impresa del gruppo Upday. Grazie a Paolo per la tua partecipazione, ovviamente, e ti cedo la parola. Grazie, grazie, grazie per l'invito, Economia Pulita, grazie al Parlamento Europeo per l'accoglienza. Gruppo App è una multinazionale che ha origine in Francia, ci occupiamo di sostanzialmente di benefit per i lavoratori erogati dai datori di lavoro. Noi ci poniamo come intermediari tra il datore di lavoro che vuole migliorare la qualità della vita, per allacciarmi all'intervento precedente, la qualità della vita dei propri dipendenti, la qualità della vita professionale, la qualità della vita e della conciliazione casa-lavoro, e il territorio su cui opera. Il business principale in questa logica è quella del buono pasto, e questo è anche un po' il driver che ci collega alla tematica del mio intervento di oggi, sostenibilità e alimentazione. Il gruppo App ha una, ovviamente da tanti anni, una politica per la sostenibilità articolata su 5 pilastri, e l'alimentazione è uno di questi pilastri ed è uno dei più importanti, anche, come vi dicevo, per questa sua caratteristica di business, che è quella che uno dei principali benefit che i datori di lavoro danno ai propri lavoratori è proprio quello del pasto in Italia sostitutivo della mensa, e gli altri sono l'educazione, l'istruzione, l'abitare, l'accesso ai luoghi di cultura e le pari opportunità. E tra questi 5 pilastri, dicevo, l'alimentazione è uno dei più importanti per gli aspetti, diciamo così, economici e finanziari dell'azienda, il più importante, e ha un impatto importantissimo sulla sostenibilità. L'alimentazione infatti è trasversale, spesso il tema dell'alimentazione, anzi sempre il tema dell'alimentazione è trasversale a tutti gli elementi e i fattori determinanti quando si ragiona in logica di sostenibilità, dagli SDGs anche al PNRR, e vanno appunto dalle politiche di consumo, anzi dalle politiche dell'agricoltura alle politiche di consumo. L'argomento è ancora più attuale oggi con la crisi ucraina e
quello che abbiamo visto, l'impatto che avrà sul prezzo non solo dell'energia, ma anche delle materie prime, e dell'impatto che avrà sul prezzo degli alimenti. E quindi è molto importante operare in questo ambito. Che ruolo può avere un'azienda come la nostra per promuovere politiche di sostenibilità legate all'alimentazione? Intanto, una cosa molto importante, io mi occupo di welfare aziendale e l'alimentazione è uno degli elementi importanti del welfare aziendale. Sempre di più, secondo me, correttamente, i datori di lavoro si preoccupano di quello che è lo stile di vita e l'igiene di vita dei propri dipendenti, e come sapete l'alimentazione diventa fondamentale nell'igiene di vita della persona. Quindi si collega a tantissime componenti ed elementi che regolano anche la vita d'impresa. La qualità della vita, la qualità dell'alimentazione è determinante per la qualità della vita. E molto interessante questo collegamento che si faceva allo smart working, ce l'abbiamo anche noi, ce l'abbiamo anche a livello di gruppo, questa tematica dei colleghi che si sono trasferiti al sud, sia in Italia sia ad esempio in Francia, e quindi il fatto che la qualità dell'alimentazione sia un elemento importante anche della qualità della vita diventa molto importante in una logica anche di competizione, internazionale. Io sono convinto che la qualità della vita sia forse il principale vantaggio competitivo che abbiamo in Italia rispetto a tanti nostri competitor sullo scenario internazionale. E quindi su questo sicuramente sarà opportuno lavorare, e sono convinto che col PNRR si potranno portare dei risultati importanti in quest'ambito. Per il resto, noi operiamo su due fronti sostanzialmente per agevolare lo sviluppo e la sostenibilità in una logica di alimentazione. Il primo è quello della riduzione dello spreco. Prima, un intervento molto interessante, Aldo Ravazzi Duman ha indicato come la principale fonte di energia l'efficientamento energetico. Questo discorso vale anche per l'alimentazione. L'efficientamento alimentare è un elemento di sostenibilità molto importante. Lo spreco alimentare è l'altra faccia della medaglia. E qui si lega anche un altro elemento importante che secondo me è sempre più all'attenzione dei datori di lavoro, e anche qui mi ricollego al discorso che faceva prima Ravazza sul discorso dei redditi, ed è quello anche del sostegno economico. Le due cose vanno insieme. Una cosa che ho notato occupandomi di welfare aziendale rispetto ad altri paesi, ad esempio altri colleghi miei del gruppo, è che noi siamo molto carenti sul fronte dell'educazione finanziaria, dell'educazione al credito consapevole e al consumo responsabile. Quindi sul fronte alimentare, lo spreco alimentare diventa molto importante, e su questo noi stiamo lavorando tanto, sulla educazione alimentare, non solo in una logica nutrizionistica, salutistica, ma anche in una logica di sviluppo e di attenzione allo spreco. L'attenzione allo spreco alimentare che ha un impatto ovviamente sull'ambiente, ma anche sulle risorse, sulla disponibilità e sulla ricchezza delle persone. E come vi dicevo in apertura, il nostro è un ruolo sostanzialmente di intermediazione. Noi ci poniamo a supporto dei datori di lavoro che cercano sul territorio soluzioni per i propri dipendenti. C'è un terzo elemento protagonista di questo nostro business, che è la rete, noi la chiamiamo così, la rete dei partner. Nel caso di Buonipasto, la rete dei ristoranti, piuttosto che dei bar, della grande distribuzione. E in quest'ambito lo spreco alimentare è enorme.
e anche qui c'è da fare tantissimo e anche su questo noi siamo molto impegnati. Abbiamo acquisito e sviluppato una startup che ormai non è più una startup ma una realtà consolidata che si occupa appunto di spreco alimentare e il nostro obiettivo è quello di aiutare i nostri partner con i nostri utenti a ridurre questo spreco lavorando sul recupero e in una logica anche qui in ottica di economia circolare il recupero o comunque la rivalutazione dei prodotti prossimi alla scadenza. Questo è un altro elemento su cui è molto importante secondo noi agire e su cui stiamo facendo tanto. Un altro elemento, come dicevo, è quello dell'educazione, della formazione, della consapevolezza da parte degli utenti e qui ci sono aperti dei nuovi scenari molto importanti per noi anche dal punto di vista strategico perché il combinato disposto delle nuove normative sulla defiscalizzazione dei buoni pasto che hanno portato a 8 euro la defiscalizzazione per il buon pasto elettronico ha insieme al lockdown e ai processi di digitalizzazione derivati dalla crisi sanitaria ha enormemente accelerato un processo di digitalizzazione del nostro servizio per cui il buono pasto da cartaceo è diventato digitale in 2 anni quando invece noi avevamo preventivato un iter che era di 5 anni. Questo però ci apre degli scenari per noi importanti perché con la digitalizzazione noi abbiamo un rapporto diretto con gli utenti che prima non avevamo. Noi vendevamo i buoni pasto al datore di lavoro che li distribuiva al lavoratore, il lavoratore andava al bar, mangiava, ma noi non avevamo un rapporto diretto con il consumatore. Con la digitalizzazione e banalmente col fatto che i buoni pasto sono sullo smartphone, noi possiamo interloquiamo direttamente con gli utenti, con i lavoratori. E questo ci apre, e questi, ad esempio, in Italia, il mondo sono 26 milioni, in Italia abbiamo 1 milione di interlocutori possibili, su cui stiamo pianificando delle strategie di comunicazione che vadano nella direzione di sostenere lo sviluppo anche seguendo delle scelte alimentari che siano virtuose per la persona e per l'ambiente. E, un ultimo concetto che mi interessa anche qui occupandomi di welfare, ma che va un pochino al di là di quello che è il nostro business primario, ed è il sostegno alla fragilità. Le politiche alimentari sia delle imprese sia dell'ente pubblico hanno un impatto, come si diceva, non solo sulla sostenibilità ambientale ma anche sul sociale e anche sulle disuguaglianze. E noi abbiamo lavorato molto in questi 2 anni per supportare la pubblica amministrazione negli aiuti quelli che vengono detti buoni alimentari, negli aiuti alle fasce più fragili della popolazione. E in seguito anche alla nostra esperienza e anche a uno studio dell'OCSE uscito quest'anno, abbiamo capito l'importanza strategica che ha il concetto di buono o anche di voucher. Noi con i voucher e l'informatizzazione di tutto il processo che sta sotto il voucher, riusciamo a guidare e a monitorare il consumo. E questo diventa, secondo me, molto importante anche per la pubblica amministrazione in una scelta di distribuzione delle risorse. Se tu distribuisci denaro, hai una serie di effetti collaterali che vanno banalmente dalla dispersione di questo denaro su canali che non erano voluti, oppure anche sul fatto che questo denaro a volte si fermi e non venga disperso. Se tu invece supporti utilizzando degli strumenti come i voucher, tanto sai che vanno direttamente al consumo, perché il voucher non lo metti sotto il materasso. Secondo, riesci a orientare questa tipologia di consumo. Molti comuni lo fanno già, molti comuni che hanno distribuito pacchi alimentari tramite la nostra rete hanno voluto privilegiare determinate tipologie di esercizi, l'esercizio locale, del centro storico,
che quindi trovava un ulteriore beneficio da queste risorse che non andavano solo a sostegno della famiglia in condizioni di bisogno, ma anche del negoziante che aveva bisogno di un aiuto per un'economia che era influenzata dall'emergenza. Ecco. L'ultimo spunto quindi che voglio dare io in una logica di PNRR anche qui è questo, quindi l'utilizzo di strumenti di questo tipo sicuramente può essere di aiuto e supporto per lo sviluppo e la sostenibilità. Grazie. Grazie mille per la tua testimonianza e gli spunti che ci hai fornito. E a questo punto do la parola alla dottoressa Zacchi, Banca Popolare e Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, che ci parlerà di fattori di sostenibilità e la loro rendicontazione nelle piccole e medie imprese. E, le slide sono già... qualche slide, la dottoressa? Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Giusto tre slide perché alcuni concetti non sono immediati e quindi la componente visiva potrebbe essere utile. Allora, innanzitutto quello che sono venuta a raccontare oggi io è un percorso che sta viaggiando parallelo a quello del PNRR. Gli attori, è stato citato il piano per la finanza sostenibile del 2018, che è stato messo in mano niente meno che a BCE ed EBA, e vi assicuro che BCE si sta facendo sentire tanto. E nonostante abbiamo appunto anche la dottoressa Guerra ha detto che è cambiato lo scenario ma non l'obiettivo, non è rallentata la spinta normativa dell'autorità sulle banche vigilate. Comunque molto velocemente, io appunto sono responsabile di tutta la strategia ESG del gruppo Viper. La Banca Popolare dell'Emilia Romagna, ahimè, non c'è più dal 2015, siamo cresciuti, ormai siamo il terzo gruppo bancario e, come sapete bene, probabilmente anche oltre, entro l'anno. Non sto a perdere tempo su analisi di contesto, sui temi di sostenibilità, perché credo che la platea sia più che competente, ce lo siamo già detti, però insomma diciamo che ormai per tutte le aziende, e oggi parlo non solo della banca, anzi non parlerò, parlerò di banche, ma anche di come le banche possono supportare le piccole e medie imprese nei loro percorsi di transizione, il tema vero sono proprio, oltre al fatto che è una sfida globale, è un mega trend di mercato, ma c'è un'esplosione di quella che è la componente normativa. Perché noi parliamo di ESG? ESG, diciamo che è la traduzione del termine sostenibilità del mercato finanziario, cioè lavoriamo sui fattori ambientali, quindi environmental, sociali e di governance. Governance è già stata citata in precedenza, è fondamentale che un'azienda sia ben governata e ben gestita, non solo dal punto di vista per la crescita economica, e ricordiamoci che un'azienda che non è sostenibile dal punto di vista economico non è sostenibile né dal punto di vista né economico né sociale né ambientale, forse ambientale perché non ha più un impatto, ma sociale sicuramente no, quindi perlomeno sui pilastri della sostenibilità ne manchiamo due, ecco, mettiamola così. Ecco, essere sostenibili vuol dire essere più resilienti, vuol dire ridurre i propri rischi in termini sia di gestione e aumentare quelle che sono le opportunità in termini di competitività. Questa è una cosa molto importante, il mercato finanziario lo riconosce, è ormai consolidato dal punto di vista della finanza, del mercato finanziario, quindi degli investimenti, è un processo dal punto di vista dell'analisi ambito creditizio. Però ecco, qua voglio arrivare, EBA ha chiesto, in realtà ha tutte già chiesto e sta chiedendo riscontro a tutte le banche vigilate di fornire un rating ESG al credito. Cosa significa? Vuol dire che l'azienda non sarà più valutata solo dal punto di vista economico, ma dovrà rendicontare le proprie performance ESG, e questo è il punto di oggi. Per noi avere performance di sostenibilità positive vuol dire creare valore sociale, quindi quello di cui abbiamo parlato fino ad oggi vuol dire appunto creare valore condiviso che permetta la crescita dei territori dove le aziende migliore è, diciamo, il territorio di riferimento, più è competitiva l'azienda. Ecco qua quello che dicevo, l'imposizione normativa, quando parlavo di sostegno visivo, questa era la slide a cui pensavo. Questa è praticamente l'evoluzione normativa 2019-2021 a livello bancario.
di vigilanza, di mercato finanziario, diciamo. Questo è quello che vi assicuro che gran parte del mio tempo ormai serve a seguire la normativa. Io sono un ibrido perché io ho competenze tecnico-ambientali e lavoro in banca, quindi sono assolutamente uno degli ibridi di cui si parlava prima. E mi sono venuti a cercare, io sono in banca da 6 anni, quindi mi sono sempre occupata di sostenibilità, ma questa è la ragione è questa, al di là dell'EBA di cui vi ho parlato, oggi consegniamo oggi lo stato avanzamento lavori a BCE del nostro piano d'azione sulla gestione dei rischi climatico-ambientali e siamo una banca retail, ci tengo a sottolinearlo, quindi più dell'85-90% dei nostri clienti sono persone fisiche. Le aziende, però noi dobbiamo fare queste cose. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un'analisi del nostro portafoglio, a carbon footprint del portafoglio crediti investimenti e l'analisi del rischio fisico di tutti gli immobili e garanzia, per dire i rischi di transizione e climatici, e di tutti gli immobili delle nostre aziende in controparte. Quindi ovviamente stiamo lavorando per raccogliere le informazioni, che è la parte più rilevante. E quindi è molto importante dal punto di vista anche dei flussi economici che vengono dall'Europa, perché le banche sono gli unici attori che possono far sì che questi flussi arrivino alle piccole e medie imprese, perché se no si fermano le imprese quotate. Tutto il mercato finanziario ESG si appoggia in realtà, investe sulle aziende quotate. Sono pochi quelli che sono i prodotti finanziari che arrivano, i mini green bond ad esempio, che arrivano però alle piccole e medie imprese, che devono veramente essere benchmark in assoluto del loro settore, insomma. Quindi parliamo di ormai di un'unica direzione. Parliamo di un'unica direzione perché l'integrazione dei fattori ESG, come richiesto da BCE, ma come ormai in fase di forte valutazione da tutte le banche, vuol dire una riduzione dei rischi. Se io non valuto e non gestisco non solo i rischi normativi, il nostro rischio di transizione, così come l'abbiamo valutato quest'anno, sono rischi normativi, rischi tecnologici, rischi di mercato e anche mancato accoglimento di opportunità di mercato che, se l'azienda non è pronta, perde. Quindi perché si parla adesso anche di informazioni, no? Sono necessari i dati. Perché? Perché se io i dati non li ho, e vi assicuro che io ho già fatto un contratto molto importante con un partner quest'anno, perché come vi dicevo io ho fatto la carbon footprint del mio portafoglio, come ho fatto a sapere per ogni mia controparte corporate qual era la loro intensità emissiva? Li ho comprati questi dati, però è chiaro che il dato settoriale o derivante da analisi big data del web non è il dato della mia azienda, perdo ogni possibilità di interloquire in maniera puntuale e propositiva, cioè per la prima volta torna, diciamo, quell'opportunità per un'azienda di non parlare solo della componente economica, ma posso dire che faccio degli interventi per la qualità della vita, che faccio degli interventi sul territorio di riferimento, che sto supportando i miei che sto dando una migliore qualità del lavoro ai miei dipendenti, che per me vuol dire, perché vuol dire che quelli sono fidelizzati, vuol dire che non avrai problemi magari con i sindacati. Cioè, questo ve lo dico per mutare la buona azione di responsabilità sociale in gestione del rischio. Io vengo dalla sostenibilità, quindi non voglio fare quella cinica, perché il mio mestiere è anche quello di migliorare le ricadute sul territorio. Però è importante questo, in ambito sostenibile non dire niente ha un peso, si sente. In realtà non dire niente, non raccontare, non rendicontare le proprie performance di sostenibilità vuol dire non farlo, non esserci, non essere visti. E questo ormai non è più solo un problema reputazionale, non è più solo un problema legato alla clientela, ma diventerà sempre più un problema anche per il perseguimento, per l'ottenimento di finanziamenti. Finanziamenti che potrebbero avere, se io sono bravo, un pricing inferiore. Perché il green loan, cioè i finanziamenti green funzionano così: se tu persegui gli obiettivi green che abbiamo scritto nero su bianco sul contratto, vuol dire che i tuoi interessi calano, ok? Oggi è tutto a costo della banca, però EBA sta lavorando su una riduzione anche dei capitali prudenziali da mettere in stoccaggio dei finanziamenti green. Quindi
stiamo ragionando di efficienza, di competitività e quindi di un migliore accesso agli investimenti. È per questo che volevo dire che vado assolutamente oltre, quelli che sono i fattori tradizionali finanziari sono solo, no, la punta dell'iceberg. Questa ormai è una, assolutamente una metafora tritta e ritrita, ma funziona. Quando una cosa funziona la teniamo assolutamente, e se noi non teniamo in considerazione la corporate governance, capitale umano e l'ambiente, io anche l'azienda la sto valutando solo per una percentuale del suo valore. E poi bisogna stare attenti qua, no, la gestione dei rischi assolutamente potrebbe creare delle problemi. Questo è il Titanic, per essere precisi. Quindi, sempre a proposito di metafore, non va più male? Ok. Quindi le aziende devono valutare sì quello che è il loro impatto, quindi quella che è la cosiddetta rilevanza ambientale e sociale. In ambito rendicontazione di sostenibilità si parla di materialità ecosistemica, ok? Ma bisogna considerare anche come i fattori ESG, ambientali e sociali, impattano sull'azienda, perché diventano un problema finanziario a quel punto, se non sono gestiti. Okay? Considerate anche solo la normativa sul mondo della plastica. L'Italia l'ha affrontata al solito modo, rimandando, ma se fosse stata gestita, era un rischio normativo, lo sapevamo che arrivava, se fosse stato gestito in maniera proattiva ovviamente avremmo potuto magari cogliere delle opportunità di mercato che così invece arroccandoci ci siamo persi. Questa è una slide terribile, però ci spiega come i rischi di transizione e i rischi fisici diventano rischi economici. La lascio a chi la dovesse chiedere, però è oggettivo, è un tema oggettivo ed è la ragione per cui BCE, come vi dicevo, non solo ha fatto delle linee guida, vi do i tempi. Novembre 2020 sono uscite le linee guida sulla gestione dei rischi climatici e ambientali di BCE. Gennaio 2021 ci è stato chiesto di fare una gap analysis. Maggio 2021 abbiamo dovuto fornire il piano d'azione puntuale documentato. Abbiamo avuto il primo feedback a novembre. Oggi abbiamo consegnato il primo stato avanzamento lavori. Da qua a luglio avremo i site visit, quindi avremo le visite di BCE sulla gestione di questi temi. Quindi, perché è molto importante il tema delle aziende, di chi lo fa già, di rendicontare anche le proprie performance di sostenibilità, e qua secondo me diventeranno fondamentali il sostegno delle associazioni di categoria. Perché? Perché si prevede un ampliamento anche degli obblighi di rendicontazione sui temi di sostenibilità, stiamo aspettando a breve l'uscita della nuova direttiva. Oggi solo 250 aziende hanno l'obbligo in Italia, ma sono tutte grandi aziende, per lo più quotate, e quindi invece bisogna andare su tutto il patrimonio delle piccole e medie imprese. Dicevo, tante lo fanno già, le associazioni di categoria possono essere un importante supporto perché non ci siano dei costi, degli aggravi di costi. Noi stessi faremo delle attività di engagement supportando questo percorso. Perché? Perché è importantissimo, perché a noi BCE sta chiedendo già da quest'anno, noi dobbiamo rendicontare la percentuale di portafoglio ammissibile alla tassonomia europea, dovremmo dare il green asset ratio, su cui probabilmente verrà valutati anche asset prudenziali. Green asset ratio vuol dire la percentuale di impieghi green allineati alla tassonomia europea di tutto il nostro portafoglio. Quindi è chiaro che le banche sono spinte ad andare in questa direzione e non vogliamo lasciare indietro nessuno, ma c'è assolutamente un gravissimo problema in termini di informazioni, di dati. Grazie mille, dottoressa, per il suo intervento. Un sistema molto tecnico, un settore molto specifico, ovviamente. Bene, a questo punto chiedo di venire al tavolo dei relatori il dottor Bortoni.